Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto della registrazione audio della quarta parte dell'interrogatorio al collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo. L'interrogatorio è avvenuto durante il processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. L'udienza si è tenuta giovedì 27 febbraio 2014 a Palermo. A fare le domande a Francesco Di Carlo è il PM Vittorio Terenzi e Ettore Barcellona, avvocato parte civile Centro Studi Pio La Torre, Giuseppe Di Peri, avvocato Marcello Dell'Utri. La registrazione audio è stata presa dal sito di Radio Radicale e fa parte dell'archivio di Radio Radicale. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube iscrivetevi e attivate la campanella, in questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo la registrazione audio. E allora eccoci qua, riprendiamo l'udienza. Verifichiamo se dal sito riservato il collegamento è funzionante. Ci sentite al sito riservato Di Carlo? Sì, la sento io. Benissimo. E allora riprendiamo l'udienza e diamo la parola al pubblico ministero, il dottore Teresi, che prosegue nell'esame del pubblico ministero. Grazie Presidente. Signor Di Carlo, buongiorno, sono il dottor Teresi. Mi sente? Buongiorno, procuratore. Senta, prima di passare alla mia parte di esame, io volevo chiederle solo un chiarimento, quindi dobbiamo tornare un attimo a quella riunione che lei ha descritto prima nella villa del petroliere Ortolani. E volevo capire la ragione della sua presenza. Lei ha detto prima che i partecipanti a quella riunione erano tutti iscritti alla P2. Lei è andato a quella riunione, se ho capito bene, con Ignazio Salvo. Anche Ignazio Salvo era iscritto con Nino Salvo. Con Nino Salvo. Anche Nino Salvo era iscritto alla P2. Se non era scritta la P2 faceva parte della massoneria, ma mi sembra che ancora non era scritto, o era scritto, perché era intimo col suo amico fraterno che era l'avvocato Guarrasi. Poi le volevo dire, non erano tutti, perché c'era qualcuno forse che non era della P2, come questo Mario, va bene, se ancora non c'era, era accompagnare il suo superiore. Generale Santovito, sì. C'erano altri autisti là che più o meno erano 4-5 fuori, erano rimasti, ma io siccome non ero né P2 né nemmeno massoneria, io ero solo Cosa Nostra di una certa fiducia, ma non si poteva far accompagnare Nino Salvo di uno che non conosceva Santovito e che non conosceva altro generale che c'era là, che avevo conosciuto prima. Hanno cercato questa occasione. Ho capito, quindi la sua presenza si spiega un po' come garante della presenza, perché lei conosceva alcuni dei partecipanti alla riunione, in particolare Santovito e Mario. Domanda qual era, dottore Teresi? No, se la sua presenza era quindi quella di una garanzia, intermediario, garanzia del fatto che lei conosceva già
alcuni dei partecipanti alla riunione, quindi Santo Vito e Mario. Sì, sì. Senta, ed ero io che tante volte ho capitato pure a Nino Sarvo di dire che se saliva a Roma Santo Vito lo voleva incontrare. Benissimo. Vuole un attimo dare, perché mi è sembrato che su questo argomento lei ha fatto un accenno troppo generico. Lei, parlando di quella riunione, del significato, anzi della... degli argomenti che in quella riunione furono trattati, e in particolare ripetere, tentare di ripetere l'esperienza del golpe dell'anno 1970, il golpe borghese, lei a un certo punto ha fatto accenno al generale Maletti. Vuole ribadire perché ha fatto questo accenno? Perché era uno che avevo conosciuto quando a Roma avevo conosciuto, e così. Non mi ricordo se l'avevo conosciuto con l'onorevole Miceli, che prima era generale e poi era diventato parlamentare, perché Miceli era della zona di Trapani, era intimo sia con l'avvocato Guarrase sia con Nino Ignazio Salvo. Ho capito. E lei ha conosciuto Maletti e... a Roma assieme a questo. Uh-huh. Come ha saputo che è Maletti, perché lei ne ha parlato come coinvolgimento in quel tentativo di golpe di Stato, come ha saputo di questo coinvolgimento? Questo dal 70 io ho messo Maletti, perché c'era Maletti e c'erano tante altre differenti persone ai tempi che ho accompagnato. Qualcuno, non mi ricordo più i 70 chi erano proprio, c'era un avvocato che era amico intimo, avvocato non che faceva l'avvocato penale, ma lo chiamavano avvocato, era amico intimo di Cristina e anche di Calderone. Ho capito. E avevo, ai tempi si pensava che volevano fare, non so che cosa avrebbero voluto fare, a Palermo, mettere Cosa Nostra a disposizione per fare questo colpo di Stato. Avevo conosciuto Maletti, sì, che non so se era generale ai tempi o, uh-huh, o colonnello, non so, i gradi non mi ricordo. Ho capito. Avendo visto in borghese, perché se erano in divisa magari io le conosco i gradi, ho fatto in militare. Un'ultima domanda su questo argomento. E lei sa, ha sentito all'interno di Cosa Nostra, attraverso le sue così numerose conoscenze, se in questa vicenda del tentativo di golpe di Stato del 70 o in quell'altra vicenda di cui ha parlato, del piano ordito nella villa di Ortolani, in qualche modo fosse coinvolto anche Vito Ciancimino? Questo di preciso non lo so, va bene, perché questo era un ramo che si basava sull'amicizia di Michele Greco, dei Salvo, e ancora non c'era la guerra di mafia che è diventata tutta corleonese. Ancora c'erano vivi nell'80, che parlo io, c'erano vivi sia Pottate, c'erano ancora tutta Cosa Nostra in qualche modo, solo Badalamente era uscito di Cosa Nostra come personaggio, era morto per dire Catania e si era messo Santa Paola, ma Michele Greco ancora rappresentava la regione di Cosa Nostra, capo della regionale, e Michele Greco aveva tutti i contatti, perché Michele Greco conosceva pure Santo Vito, perché almeno in due feste che si facevano in casa della principessa Ganci, mamma di San Vincenzo, lui c'era il principe anziano, chiamiamolo il principe vecchio, okay, che ogni anno faceva questa grande festa, c'erano prefetti, prefetture invitate, c'era Santo Vito, c'era
Mi ricordo una volta c'era Migliorini che era questore di Palermo, un'altra volta Epifanio quando ha cambiato Migliorini. Insomma, c'erano feste e io ero là e c'era pure invitato Michele Greco. Michele Greco era conosciuto per persona, come si dice. A parte tutto era una persona veramente nobile nel senso di comportamento, a parte che noi eravamo di Cosa Nostra, però ne lo sapevano nessuno nel senso specifico. Eravamo persone normali invitate a questo. Io poi ero di casa nei San Vincenzo, ero come il quarto figlio, e perciò là ci conoscevamo tutte, e Santo Vito conosceva pure Michele Greco abbastanza bene. Ok. Senta, lei ha sentito parlare, sa cos'è la cosiddetta Rosa dei Venti? Sentito parlare, va bene. All'interno di Cosa Nostra o fuori da Cosa Nostra? No, a livello politico, a livello che ideologia che avevano Rosa dei Venti e ne facevano parte, anche li avrebbero voluto. E però se sono notizie cambiare. Giornalistiche noi ci fermiamo qua perché non sono, se lei ha conoscenze no. Di Carlo. Conoscenze proprie no, però so, se il procuratore mi dice se ha sentito, so che cosa è, se mi chiede che cosa è lo so, certo, c'era l'implicato in rosso, come c'è... Però non è il caso di approfondire se sono le conoscenze giornalistiche no. che abbiamo tutti. Allora, un'ultima domanda su questo, se lei è al corrente, se lei sa, se conosce qualcuno che faceva parte di Cosa Nostra o vicino a Cosa Nostra... che all'epoca in qualche modo aderiva a questa organizzazione chiamata Rosa dei Venti. No, perché chi appartiene a Cosa Nostra, se ha le sue amicizie di questo genere, no, non lo dice, non può farne parte. Se vuole sapere me, che mi intendo di Cosa Nostra, e che io seguivo tutte le regole di Cosa Nostra, anche delle regole che si scrivevano, che si aggiornavano, non poteva, per la provincia di Palermo non si poteva fare parte di nessuna associazione, nemmeno quella che tante volte ne avevamo parlato con Michele Greco, Bontate e altri, che volevano che si aprisse alla massoneria, come era a Trapani, come era in qualche altra provincia. A Palermo Torreina con altri e tanti anche di paese che facevano i capi mandamenti nemmeno capivano che cosa significasse, non ammettevano questa situazione, perciò nemmeno si poteva fare parte alla massoneria. Appunto. Figuriamoci a un'organizzazione che è più vicina terroristica che come Rosa dei Venti o altre cose. Va bene, passiamo all'argomento principale della parte del mio esame. Signor Di Carlo, volevo chiederle se lei ha conosciuto uno degli imputati di questo processo, che è Marcello Dell'Utri. Posto, l'ho conosciuto. Lei mi ha detto se l'ho conosciuto. Sì. E io ho risposto, certo che l'ho conosciuto. Ah, sì, no, non l'avevo sentito, perché evidentemente qualche volta... Sì. Il arriva o non arriva, sì. Appunto. Quindi lo ha conosciuto, vuole per piacere precisare quando lo ha conosciuto la prima volta e in che occasione? Ma l'ho conosciuto che ero anch'io giovane, stavo dicendo che era giovane, l'ho conosciuto perché visto che è più o meno della mia età, l'ho conosciuto che eravamo giovanissimi e anni 70, all'inizio anni 70, nei primi anni, poi l'ho rivista a Milano, rivisto tante volte a Palermo e ci siamo visti anche a Londra in occasione di, io ero testimone di anello di uno che si sposava a Londra, e lui era là assieme a noi, l'ho rivisto di nuovo a Palermo, in quello... okay. E poi se parliamo l'ho visto in tanti processi perché io sono stato... No, lasci stare, dobbiamo sia come testa. Dobbiamo ripercorrere, signor Di Carlo,
e singolarmente queste occasioni di incontro, quindi vorrei che lei si soffermasse intanto sulla prima occasione. Lei dice i primi anni 70, il primo incontro, si ricorda dove è avvenuto e chi c'era, chi glielo ha fatto conoscere? Nei primi anni 70, quando dico io, l'ho conosciuto a Palermo, che era un ragazzo per bene, per carità, era, va bene, stiamo parlando del passato, era un ragazzo ben vestito, bene, e mi sembra che è stato Panino Cinai primo. Dopo un piccolo periodo, aspetti, per un'occasione che stava andando a Milano, e a quei tempi avevo... Sì. Rimaniamo per piacere al primo incontro, perché ci ha fornito notizie troppo scarne. Quindi ha detto, se ho capito bene, da Nino Cinà, cioè dove? No, allora, non attimo, Nino Cinà. Un attimo Di Carlo, perché innanzitutto è bene precisare, così lo precisiamo una volta per tutte. Ovviamente lei, quando parla di Nino Cinà, non è il nostro imputato. È così? No, io ho detto Danino, non Nino, perché conosco a tutte e due, pure il dottore Cinà conosco. Appunto. Va bene. Noi abbiamo ho detto Danino. Così Danino fosse arrivato futuro, Nino. Quando lei parla di... Sì, è arrivato soltanto Nino, appunto, per questo. Sì. Quindi Danino Cinà. Lo capisco perché, signor Presidente, lo capisco perché a volte mi arriva pure a me mezza frase. E infatti... L'ho fermata per questo, per evitare qualsiasi equivoco nel prosieguo dell'esame. Quindi Danino Cinà, riprendiamo allora col pubblico. Danino Cinà, che in quel periodo nemmeno era Cosa Nostra, era fratello di uno di Cosa Nostra, però tutta la famiglia, suo cognato e tutti erano Cosa Nostra. Danino Cinà mi ha presentato questo, sì. Ma già ne sentivo parlare di Marcello Dell'Utri, non so per quale motivo. Di palloni o di altre cose, poi c'è stata occasione, me l'ha presentato, ma là, normale, ma poi l'ho rincontro quando è stato a Milano, che io stavo signor andando Di Carlo, a Milano, stavo spiegando. Signor Di Carlo, per piacere, cerchiamo di seguire un attimo un ordine preciso sui dettagli di tutti gli incontri. Dunque, intanto le chiedo, come ha già fatto il Presidente una volta per tutte, lei sa... Qual è il vero nome di battesimo di Danino Cinà? Per quale nome sta Danino? Danino per me è Gaetano, non lo so se è questo Danino. Perfetto, va bene così. Quindi, ci faccio un riferimento alla sua attività, se lo sa, così lo chiariamo. Che sappiamo che hanno due attività diverse, due Cinà, e quindi può, se lei ne ha conoscenza ce lo può chiarire. Ma Danino Cinà, quando l'ho conosciuto io a Cruils, non so che attività avesse a livello muratore, va bene, non so se facevano pavimenti, aveva macchine per illustrare pavimenti, come si diceva. Poi ha aperto lavanderie. Benissimo. Ha aperto così lavanderie, dopo ha aperto un negozio di sport. Va bene, sportivo. Okay. Si può fermare Di Carlo, perché così abbiamo chiarito, non c'è bisogno, ci ritorniamo più durante l'esame. Questo negozio di sport, si ricorda in quale via di Palermo si trovava, o comunque in quale zona di Palermo? Attraverso la via Libertà. Che salendo di là noi andavamo a prendere il caffè in viale, e c'era un bar per viale, mi sembra che si chiamasse. Scusate, ma tanto che manco da Palermo, perciò non è che mi posso. Va bene, no, ma così va bene. Ricorda per caso se per quella via si chiamasse via Archimede? Via? Archimede. Sì, via Archimede. E allora? Che poi era 100 metri, 200 metri dalla lavanderia più o meno. Va bene. Quindi in questo primo incontro lei dove si trovava e in che occasione ha conosciuto o ha avuto presentato Marcello Dell'Utri? Il primo non mi ricordo, questo via allo sport, il negozio del sport è stato dopo, va bene. Va bene, se lei si riferisce a questo negozio dello sport. Del bar del ma io viale. Sto par- mi,
Io ho accennato, il primo primo, c'è stata una conoscenza così che non mi ricordo più dove era, ma una presentazione così, buongiorno, buongiorno. Poi c'è stata quella, sia altre volte che ci siamo incontrati, e c'è stata pure questa dai via, dove c'è il negozio dello sport, e siamo andati a prendere il caffè a Barre de Viale, là, come si chiama, Via Libertà all'angolo, sì. C'era. E Tanino, c'è stato poi altro. Tanino Cinà e Dell'Utri si conoscevano già? Sì, che si conosceva, altrimenti che me lo presentava. Ecco, siccome lei questo non l'ha precisato, lei ha saputo da Tanino Cinà o da altri da quanto tempo si conoscessero i due e perché si conoscevano? Sapevano che avevano frequentazione, loro erano amici, e va bene. Mm-hmm. Poi in seguito sapevo che si frequentavano perché avevano interesse nel pallone, ma questo in seguito, perché poi c'era cresciuto un figlio che giocava bene a Tanino Cinà e l'aveva inserito giocare al pallone. Quindi quando lei dice interesse nel pallone intende parlare di interessi in qualche squadra di calcio? Sì, avevano una squadra, sì, non mi ricordo più come si chiamano le squadre, se il procuratore, mi scusi. Non ha importanza. Quanto è durato questo incontro al Bar del Viale? Il Viale già siamo mi sembra che già era il terzo incontro o il quarto che già conoscevi a Dell'Utri, se parliamo questo del Bar del Viale. Dobbiamo andare con le date, perché mi ricordo il Bar del Viale che io ero latitante, perciò siamo nell'80, ma io conoscevo prima Dell'Utri così, qualche incontro causale, in occasione che mi vedevo con Tanino Cinà. Ma già c'era stato quello di Milano che è verso il 74 più o meno, non mi ricordo più. Guardi, signor Di Carlo, sull'ordine di questi incontri, perché voglio dire, evidentemente sono passati tanti anni, io devo farle una c'è qualche cena pure, c'è no. Qualche cena pure nella Villa di Bontate. Sì, lo so, ci arriveremo con calma, non anticipi quello che io certamente le chiederò, per piacere. Mi scusi procuratore, prego. Ma lei mi ha portato in Barre del Viale e mi sono ricordato che è all'80. Allora le ridico che ci sono altri incontri prima, non è che voglio precedere lei, ci mancherebbe altro. Ecco, e allora, parlando proprio di tutti questi incontri, in una precedente occasione proprio del processo a carico di Marcello Dell'Utri, all'udienza del 16 febbraio del 98... Scusi pubblico ministero, vuole dire di quale verbale si tratta? 16 febbraio 98, l'ho appena detto. Perché, se mi dà un attimo di tempo... Dibattimentale, ragazzi. Sì, ho capito. Io le devo dire che non c'è stato depositato a mia memoria alcun verbale dibattimentale che riguarda il processo dell'Utria. Per quello che può valere... Il che devo dire che ci ha anche stupito, però questa è una situazione di fatto. Quindi questo verbale del 16 febbraio 98 non risulta depositato alle parti? A mia memoria non c'è nessun verbale dibattimentale del processo di è un'udienza dibattimentale? Sì. Fermo restando che a me sembrava un po' prematura, devo dire, questa contestazione, perché fino ad ora non è che Di Carlo abbia... Quindi no, dire... Presidente, noi potremmo entrare nei singoli incontri innanzitutto e poi eventualmente se ci sono delle dimenticanze o delle necessità di sollecitare la memoria lo facciamo, ma non mi è sembrato che finora abbia trascurato. No, io posso anche fare a meno, però è chiaro che dobbiamo chiarire questa vicenda del questo verbale, lo perché... potete chiarire voi, io non ho elementi ovviamente per sapere se è stato messo a disposizione le parti o no, deve essere il pubblico ministero a
comprovare l'avvenuto deposito anche di questo verbale. Vabbè, d'accordo. Va bene, signor Di Carlo. Sì. Lei riesce a dare un ordine cronologico dei suoi incontri con Dell'Utri? Riesce a precisare, scavando nella sua memoria, la prima volta in assoluto che lei ha visto, ha conosciuto Marcello Dell'Utri e le circostanze in cui lo ha visto e lo ha conosciuto? Allora, l'avevo già, mi sembra, accennato. L'ho conosciuto, ho conosciuto un ragazzo giovane, trentenne, come ero io, assieme a Tanino Cinà, una persona vestita bene, abbastanza fine, come si suol dire, non era uno che veniva dai campagni, non era un muratore, questo ragazzo, e Tanino Cinà me l'aveva presentato. Parlando così, ma due minuti, questo è il primo incontro, altrimenti io non lo conoscevo quando sono andato a Milano con loro e c'era Dell'Utri, quello è del 74, perciò quello è stato prima, mesi prima, non mi ricordo se era un anno prima o mesi prima, ho conosciuto così, come si conosce tanta gente, ma siccome avevo sentito parlare del giovane amico intimo di Tanino Cinà, Gaetano Cinà di Cruilles, professione lavanderia o sportivo, allora me l'ho presentato come poteva capitare presentarmi a tanta gente, a meno che non è uno di Cosa Nostra, che uno deve rimanere abbastanza, come si vuol dire, senso di, perché chissà, è presentato come Cosa Nostra, può capitare di ripresentarlo, mentre Tanino Cinà, come tante potevano capitare con Tanino Cinà che non erano Cosa Nostra, uno le guardava così e basta. Poi mi ricordo, visto che lei, nel 74, che non mi ricordo se era aprile, maggio, marzo, quello che era, non mi posso ricordare più dopo 40 anni, a meno che non sarei un computer veramente, e nell'occasione che andavo a Milano, perché a quei tempi io avevo una società per azione di automensi che giravano l'Italia, e andavo io spesso a Milano, Torino, Genova, avevo un ufficio anche, mi è capitato sull'aereo di incontrarmi con Stefano Bontate, e Teresi, Mimmo Teresi e Tanino Cinà, che stavano andando a Milano. E ci salutiamo, ci prendiamo caffè parlando, e arrivato a Milano, sia sull'aereo, già mi aveva accennato che eravamo seduti accanto, agli tempi non c'era il posto assegnato, con Stefano Bontate, mi dice che avevano un incontro con Dell'Utri che io già conoscevo da poco e pochissimo, quei minuti che era stato presentato prima, e avevano un incontro. E Bontate mi ha detto, sì, mi aggregava allora, che poi ce ne andavamo a mangiare assieme. E così mi sono aggregato allora a questo appuntamento. Ma io non conoscevo né Berlusconi, io conoscevo solo Dell'Utri, così. E siamo andati tutti là, in questo ufficio. Aspetti, allora... ripartiamo un attimo. Questo è il secondo incontro. Ripartiamo un attimo dall'incontro che lei fa sull'aereo. Lei sull'aereo incontra Stefano Bontate? Mimmo Teresi. Mimmo Teresi, perfetto. Tanino Cinà. Benissimo. Almeno quelli che mi ricordo sono che sì, tutti ci erano. Poi a Milano mi sembra che c'era un soldato di Bontate, della famiglia di Bontate, che si è aggregata a noi. Mi sembra che era Tanino. E mi sembra Nino Grado. Nino. Se non ricordo male. Sì. Senta, chi le disse che dovevano andare a incontrare Dell'Utri?
Dell'Utri e Berlusconi, avevano, perché Dell'Utri ci aveva fissato un appuntamento con Berlusconi. Chi glielo disse che c'era questo appuntamento? L'ha già detto. No, Presidente. Risponda Di Carlo, perché tante volte non riusciamo a sentire bene. Allora, ma io con Stefano, che il capo era Stefano, Stefano Bontà. Stefano Bontà. Quando siete arrivati a Milano, lei con Stefano Bontate, Teresi e Cinà, siete andati immediatamente nel luogo dell'appuntamento con Dell'Utri? No, io avevo un appuntamento in Via Larga, che c'era un ufficio di altra gente di Cosa Nostra, Ugo Martelli, Martello come si chiama, no Martelli, sì. Martello. Sì. Mi sembra che io ho sprecato qualcosa e poi ci siamo visti e siamo andati là. Vi siete visti sempre Non mi dica di essere, non mi chieda di essere preciso punto per punto, perché sono passati 40 anni. No, d'accordo. In sintesi posso ricordare. D'accordo. Eventualmente laddove ci sono delle come dire, imperfezioni, sarò io a farle qualche contestazione. La domanda era, dopo che lei ha sbrigato queste cose presso questo luogo in Via Larga, vi siete rivisti, lei ha detto, con Stefano Bontate e sempre con Teresi e Cinà? Sì, ci siamo visti e ci siamo portati a questo ufficio che era in un palazzo. E dov'era, si ricorda? Milano, sempre nel centro di Milano. Sempre nel centro di Milano. Più o meno in che zona? Io dico centro Milano, non so se era vicino Piazza Cinque Giornate, insomma, io non sono pratico, se era a Roma sono più pratico. Milano sì, camminavo e giravo, però non ho, e poi dopo tanti anni. Comunque era zona centro di Milano, anche per il tipo di palazzi che erano. Ecco, parliamo un attimo se si può ricordare il dettaglio, che tipi di palazzo? Palazzo, me lo vuole fare chiamare, mi sembra la prima volta non mi veniva di dire palazzo, dice un building all'inglese. Palazzo è un palazzo di più o meno, noi l'abbiamo, stessa architettura di palazzo l'abbiamo in Via Roma Vecchia, diciamo, c'erano questi palazzi, che ne so, dall'inizio del secolo del Novecento o anni 40, 30, no? Vabbè, quindi questo tipo di edilizia. Per avere un'idea. Benissimo. E come si è svolto l'incontro? Chi vi ha accolti in questo posto e che cosa era? Era una casa privata, un appartamento o altro? Era un ufficio. A Pricci, quando siamo andati, è stato il Dell'Utri, Marcello Dell'Utri. E dopo essere entrate a salutare, Tanino con Marcello Dell'Utri si sono baciati perché erano amici intimi, non mi ricordo se con gli altri, salutare una stretta di mano, ci siamo seduti e si aspettava questo dottore. Rimaniamo un attimo al momento dell'incontro. Lei ha detto Tanino Cinà e Dell'Utri si conoscevano già, si sono baciati. Invece Bontate, Teresi e lei siete stati presentati a Dell'Utri e in caso affermativo da chi? No, ma ci conoscevamo e poi con Stefano Bontate e Teresi si conoscevano di più di me, va bene, erano amici già, va bene, non so se si sono baciati, erano amici. Io avevo avuto un incontro così, come dire, tanto, come quando uno incontra un amico e c'è uno assieme, lo presenta e è finito, perciò non mi potevo né abbracciare, che non c'era questa confidenza, sì, e nemmeno baciare. E ricorda se in quelle occasioni Dell'Utri a qualcuno dei presenti, di quelli che erano arrivati assieme a lei, dava del tu? Mi sembra con tutti si dava del tu, sì, specialmente con Teresa e Tanino Cinà,
Si davano del tu. Sì. E con bontà? Con Stefano non mi ricordo, non sono preciso. Con me no, di lei ci siamo. Va bene. E poi, vabbè, dopo i convenevoli, dopo gli saluti, dove siete? Dove vabbè, siete? Poi, eravamo là e poi è spuntato questo costruttore, il dottore Berlusconi lo chiamavano ai tempi. Sì. È stato presentato a tutti voi? È stato presentato? Sì, sì, una scelta di mano, ma era una persona che, come sono tutti industriali milanesi, vanno sempre di corsa. Però è stato gentilissimo, scelta di mano, parlava sempre lui, e ha dato lezione di costruzione, visto che c'era con noi Mimmo Teresi che faceva 2 o 3 palazzi a Palermo. Ascolta. E si è parlato un po' di questo, poi hanno parlato che aveva... Signor Di Carlo, un attimo, per piacere. Aveva avuto poveri. Anche in questo, anche per questo secondo incontro, volevo chiederle se lei ha potuto constatare... che il Berlusconi, se Berlusconi conoscesse già qualcuno dei presenti, oltre a Dell'Utri ovviamente. A Tanino conosceva Scinà. A Tanino Scinà, benissimo. Di quello che ho capito. Le presentazioni chi le ha fatte tra Berlusconi e voi? Dell'Utri. Ho capito. Senta, quando io questo... probabilmente è sfuggito a me per i problemi di audio, quando lei ha detto prima che le era stato comunicato che dovevano andare a Milano a incontrare Dell'Utri, le era già stato detto che dovevano incontrare anche Berlusconi? Sì. Sempre l'incontro era per Berlusconi, perché Dell'Utri potevano incontrare pure a Palermo. Quindi l'incontro era prestabilito per Berlusconi? Sì, sì. Ho capito. Ascolti, ricorda se l'occasione era particolarmente formale, cioè l'abbigliamento delle persone presenti era un abbigliamento formale, tutti in giacca e cravatta o no? Mi conosce che io ho camminato sempre giacca e cravatta elegante, anche in quella cerimonia eravamo tutti incravattati, come si suol dire, specialmente Stefano, Panino e gli altri. E si scherzava, c'era, mi sembra, Panino che ci faceva Stefano, mica il vestito che ti sei messo, perché si davano del tutto Panino con Stefano. Cioè, eravamo tutti eleganti per incontrare questa personalità, ma io ero elegante da me stesso perché andavo girando uffici per fattori di trasporto, va bene. E è spuntato questo dottore, questo grande impresario, e arriva uno con un maglioncino a girocollo, non so, un pantalone a girocollo, che eravamo in primavera o non ricordo preciso. Comunque una persona normale. Senta, l'argomento che si affrontò, lei ha già detto, era quello delle costruzioni. Mimmo Teresi aveva dei palazzi in costruzione dove? A Milano o a Palermo? A Palermo. A Palermo. Ma questo si è affrontato, si è entrato in discussione di costruzione perché saputo che stava costruendo Milano 2, non mi ricordo, comunque costruiva Berlusconi e non lo so che discorso si è entrato perché non viene a costruire a Palermo, che c'era in quel periodo, si diceva che dovevano rinnovare tutti i palazzi vecchi o case vecchie di Palermo, avevano pensato di rimodernare Palermo di tutta ricostruzione. Quindi... E allora l'aveva invitato Stefano, dice perché non viene a fare, e là se uscite il discorso, dice c'ho problemi a Milano, figuratevi se vengo a Palermo. Ma Stefano, essendo chi era Stefano, le dice lei può venire tranquillo a Palermo, può fare tutto quello che vuole, le garantisco io. Così. Ho capito. E si parlava. Quindi infatti, lei dice Teresa costruisce, ecco perché è nato il discorso.
che sì. Terese costruiva. Lei ha detto prima che questo discorso delle costruzioni è venuto in seconda battuta. Allora vuole riferire qual è stato il primo argomento e quindi la ragione reale di questo incontro tra queste persone venute da Palermo e Berlusconi? Il problema era perché Berlusconi aveva avuto segnale, che, come era in quel periodo a Milano, che aveva paura se ci sequestrassero, o aveva avuto minacce se ci sequestrassero i figli o lui stesso o qualcosa, e voleva una garanzia cose. E si vede che Marcello Dell'Utri ne aveva parlato a Tanino, perché Marcello Dell'Utri, non essendo ancora addentrato in Cosa Nostra o cosa, pensava che Tanino fosse un, visto sempre che lo vedeva con i Teresi, lo vedeva con altri che avevano un nome come mafiosa, ai tempi ancora non si sapeva che esisteva Cosa Nostra, e pensava che era Tanino tutto, e ne parla con Tanino. Tanino ne parla con Stefano, si organizza per vedere a chi ci potevano mettere vicino a Berlusconi per avere tranquillità e non farci fare estorsione oppure seguirci o meno. Senta, che lei sappia, per quello che lei conosceva la realtà di Milano di quell'epoca e ovviamente di Cosa Nostra, c'erano presenze di Cosa Nostra importanti a Milano all'epoca? Detto che c'erano, le frequentavo io quando andavo a Milano. Vuole la famiglia di Bolognetta quasi si era trasferita a Milano con Pippo Buono, che rappresentava la famiglia di Bolognetta, sì. E c'aveva fratelli fidanzate aggregate dalla sua famiglia. C'era Ugo Martello, che era da tanto tempo latitante, con i fratelli che erano tutti Cosa Nostra, e ce n'erano altri, va bene, pure che appartenevano a altre famiglie. Fino al 73, nell'inizio del 74, c'era Luciano Liggio pure, che era latitante là, non era fisso sempre là, però abitava là, scendeva a Napoli, scendeva a Palermo, ma di più stava a Milano. E questi personaggi di Cosa Nostra a Milano, che tipo di attività criminale svolgevano in quella città? A parte i sequestri che si erano fatti prima, erano incluse, avevano soldi, c'è chi aveva aperto qualche attività, c'è chi commerciava, chi metteva soldi, ai tempi si facevano anche navi di sigarette e mettevano soldi, neanche perché erano a Milano, specialmente Alfredo, fratello di Pippo, era intimo con Michele Zazza, facevano nave di sigarette, i miliardi si guadagnavano, si facevano tante attività. Poi Pippo si presentava bene come persona e aveva industriale vicino, aveva un bel giro. Sì. Ma come attività in proprio non è che facevano molto. Sì, e questa invece questa questione della garanzia ricercata da Berlusconi, al di là del timore dei sequestri di persona, come si spiegava, che tipo di garanzia si poteva cercare verso gli esponenti criminali? Garanzia mandandoci qualcuno di Cosa Nostra, va bene, mandandoci qualcuno di Cosa Nostra, basta che rappresentava al mandamento dove che ce l'aveva mandato. È una garanzia, perché prima che seguessero, prima sanno che c'è una persona molto vicino a Berlusconi di Cosa Nostra, e allora nessuno si permette. Ma poi in Cosa Nostra, quando si sa che si ci manda uno di Cosa Nostra di tale mandamento, anche che ci sono altre famiglie che risiedono a Milano, nessuno si permette, oppure ne parla prima. Questa era la garanzia. Infatti, quando ha avuto la garanzia Berlusconi, si è tranquillizzato, e mi ricordo, dopo tutti questi discorsi che ci sono stati, no, aspetti, dicendo lei può stare tranquillo. Fermiamoci un attimo, poi ci arriviamo a questo. Volevo capire ancora,
lei ha avuto percezione o ha avuto modo poi di parlarne con Bontate, con Teresi, con Cinà o con qualche altro, di segnali di pericoli concreti che Berlusconi aveva percepito e per i quali aveva chiesto questa garanzia a Dell'Utri e attraverso Dell'Utri a Cinà e a Bontate? Non mi ricordo più se c'era una percezione o meno, ma comunque in quel periodo, ve le dico, erano successe tante di queste guerre, che tante industriali erano preoccupate, e chi aveva l'occasione di avere una persona a chi rivolgersi, e si vede che Berlusconi capiva su Andrea, su Tanino Cinà, che Tanino Cinà, che lo vedeva, tutti pensavano che era un mafioso, chiamiamolo mafioso, cosa nostra, ma non era, e si vede che si è rivolto a Dell'Utri, e Dell'Utri ha cercato di farci questo contatto, perché quando siamo là era preoccupato Berlusconi. Ecco, torniamo alla riunione. Torniamo al cuore della riunione e a quello, se lei lo ricorda, a quello che disse, che fece presente Berlusconi per chiedere questa garanzia. I discorsi che non mi posso ricordare parola per parola, mi scusi signor procuratore, certo. Però il discorso è finito, lei stia tranquillo, qualsiasi cosa ci manda a chiamare con Dell'Utri, lei c'ha Marcello Dell'Utri vicino, va bene, e qualsiasi cosa ci faccia sapere, lei stia tranquillo, le mandiamo una persona che, visto che aveva di bisogno uno nella villa, in questa proprietà che aveva, ci mandiamo questa persona, una persona, e lei può stare tranquillo, però qualsiasi cosa si rivolge a Dell'Utri. Bene. Insomma, non è che è durato un'oretta quello che era più o meno, e poi ce ne siamo andati, sì. Che potevamo stare sempre a discutere le stesse cose. Senta, uscendo di là. Sì, continui. Uscendo di là, sì. Parlava, poi ce ne siamo andati a mangiare e si parlava a chi mandarci o meno. Tanino Cinà, e con me era molto intimo pure, mi fa: fra, vedi se puoi convincere che ci mandiamo a Mangano, perché Mangano non è che era così ben visto di Dell'Utri, di Bontate, pur appartenendo al suo mandamento provvisorio, ai tempi era un mandamento provvisorio, una famiglia che apparteneva a Mangano e provvisoriamente era aggregata da Bontate, ma non era simpatico, a livello Cosa Nostra non è che era tanto, era un soldato un po' così, un po' leggero si suol dire, o come serietà o come tante cose. E allora ci metto la buona parola io, tanto era, ci ho detto, il tuo mandamento, perché apparteneva alla famiglia di Pippo Calò, ma Pippo Calò come famiglia apparteneva da Bontate finché non si è fatto il mandamento. Okay. E così è uscito il nome di Mangano, Vittorio Mangano, sì. Di mandarci. E che ruolo doveva avere Mangano? Lì da Berlusconi? Mentre no, di pulizia le stalle, perché si dice sempre lo stalliere, a meno che non lo stalliere non è come il maggiore colonnello che c'ha la regina Elisabetta. Lo stalliere la significa essere addetto militare. Lui era un militare perché era un soldato addetto alla sicurezza di tutto quello che si svolgeva nella famiglia di Berlusconi. Ho capito. Senta, torniamo un attimo indietro solo per completare il quadro. Lei poco fa, tra le persone presenti, quantomeno nella prima parte del vostro incontro lì a Milano, ha parlato di Nino Grado. Vuole precisare chi è Nino Grado? Ma era un valido soldato di Bontate, della famiglia Bontate, che vivevano a Milano, erano due fratelli, anche Tanino mi sembra era a Milano. Sì.
quando diciamo uno di noi che vive a Milano, ma è sempre appartenente a Palermo, va bene, sempre la famiglia di Palermo, qualsiasi cosa sa. E, dico, quando si è incontrato lì con voi, aveva un ruolo in questo gruppo di persone che doveva andare a incontrare Dell'Utri? Conosceva con Dell'Utri, ma mi sembra che era quello che sapeva di più le strade per andare all'indirizzo, se non, mi sembra così. Ho capito, quindi quello che materialmente, dove c'è stata riunione. Quello che materialmente vi ha accompagnato là? Sì. Va bene. Poi parliamo del ruolo degli altri brevemente. Io volevo capire anche, lei a Milano che interessi aveva? Prima avevo automensi che giravano tutta l'Italia e si imbarcavano a volte a Palermo, articolate, si imbarcavano a Palermo e arrivavano a Genova. A Genova c'avevo autista fisse là che avevano un ufficio e la portavano a scaricare, dipende dove era l'indirizzo, le ricaricavano a Milano, a Brescia, dipende, e le portavano a Genova e con le navi arrivavano a Palermo. Le ditte, a volte ho società e cose, ci andavo per quando fatture e cose mi pagavano, avevo questo ruolo che girava, ma nello stesso tempo andavo a incontrare gente di Cosa Nostra, che uno andava a mangiare al ristorante con loro, ho mangiato anche con Luciano Leggi al ristorante. E in quegli uffici di Via Larga, dove lei ha detto che doveva sbrigare qualcosa, si ricorda se ha incontrato persone di Cosa Nostra e chi ha incontrato? A Larga, non è che dovevo sbrigare, una volta che arrivavo a Milano, dipende che orario era, o andavo a Via Larga, che c'era l'ufficio di Martello, Ugo Martello, sì. Lo chiamavano pure Tanino, si faceva chiamare, non so, perché era latitante, lo chiamavano Tanino, Ugo Martello, o là, oppure andavo a... c'era un altro che frequentavano, a Gallo d'Oro, che era un ristorante, dove... faceva di ufficio, andava a sedersi sempre Pippo Bono con i suoi, c'erano tanti ritrovi e sapevo. E ricorda anche se c'era un fratello di Pippo Bono e come si chiama questo fratello? Alfredo. E c'era anche lui lì? Alfredo apparteneva al nostro mandamento, a San Giuseppe Atto. Ho capito. Non era nella famiglia di Bolognetta o mandamenti misselmeri. Senta, torniamo alla riunione. Lei, abbiamo in qualche modo ricostruito l'oggetto dell'incontro, quindi questa ricerca di garanzia da parte di Berlusconi per i fatti criminosi che in quei tempi avvenivano a Milano, sequestri di persona, eccetera. Poi quasi la battuta, se ho capito bene, di Stefano Bontate, dice perché non viene a costruire a Palermo? Dice ma come? Se ho problemi qua devono costruire in Sicilia. Ecco, questo discorso come fu introdotto da Bontate? Perché si parlò dell'eventualità che Berlusconi scendesse giù in Sicilia a costruire? E Berlusconi non finiva mai di parlare, raccontava di quello che stava facendo Milano, lui stava costruendo una Milano. E allora, ascoltando sempre quale, naturalmente Bontate dice, uno come lei può venire che a Palermo si sta per aprire, non so che, un piano regolatore, un piano che dovevano rifare la Palermo vecchia. Sì. Torniamo un attimo alle... garanzie ricercate, anzi alle ragioni delle garanzie ricercate da Berlusconi. Lei ha parlato di sequestri di persona. Berlusconi vi disse, vi illustrò, vi fece, rese palese per che cosa era impaurito, che cosa temeva effettivamente. Temeva perché aveva avuto sentore che vorrebbero o sequestrare lui o i figli,
Lui aveva bambini? Non mi ricordo se... Sì. E allora Montate l'ha tranquillizzato in quel modo, dicendoci lei stia tranquillo, noi ci mettiamo qualcuno vicino, ma lei qualsiasi cosa ci faccia sapere tramite Marcello Dell'Utri, perché Marcello Dell'Utri era sempre là, non so se ci facesse segretario o comunque lavorava. Senta, con lui. Ma mi spiega un attimo questa cosa alla luce delle regole di Cosa Nostra, mi spiega questa cosa di Bontate, cioè Bontate viene indicato da qualcuno come la persona che poteva effettivamente garantire la sicurezza di Berlusconi? A parte tutto Milano, da Roma in su è libero, ognuno che ha un'amicizia può garantire, come Cosa Nostra, va bene, non siamo a Palermo, ognuno c'è il suo territorio. Certo. Bontate, poi sappiamo chi era Bontate, stiamo parlando all'inizio di anni 70 o a metà anni 70, quello che è. E Bontate aveva un nome, una garanzia, come si suol dire, perché veniva dal padre, veniva dai nonni e tutto. Chi sentiva in Cosa Nostra o in dovunque, non solo Cosa Nostra, famiglia Bontate, si tremava. E Bontate poteva avere, dare garanzia di qualsiasi cosa, perché era anche a quei tempi, si era fatta, mi sembra, da poco o si doveva fare, ancora era triumvirato, ma mi sembra si era fatta come si chiama, provinciale, sì. La commissione provinciale, e ne faceva parte, perciò Bontate può dare altro che garanzia. A quei tempi di più di Reina, nel senso, pure Reina essendo una mentalità violenta, una mentalità che voleva arrivare dove è arrivato, va bene? Certo, no, quello che mi chiedevo io è se lei ricorda bene l'atteggiamento di Bontate in quella riunione, cioè lui fu così apertamente e immediatamente disponibile a dire che effettivamente lui era in grado, aveva il potere di garantire Berlusconi. Procuratore, adesso è tutto cambiato, ma quando uno di Cosa Nostra parla e ha una responsabilità, dicendo in questo genere, uno perché vuole mettersi uno dei più grosso costruttore vicino e c'è una garanzia nel senso finanziario, nel senso di tutto, e conoscenze, perché non mi ricordo quante discorsi si sono intraprese, perché anche Berlusconi diceva a Milano quello che avete di bisogno, perché qua io, perché là, qualsiasi cosa era a disposizione. E allora uno di Cosa Nostra, quando c'ha fuori di Cosa Nostra un'amicizia, cerca di accaparrarsela. Certo. Pure a volte, se capita, la mette a disposizione della rimanenza di altre famiglie, se è il caso, però se la accaparra per lui, ecco perché Bontate era felice di incaparrarsi questo grosso industriale di Milano, e no, c'era questo... l'occasione. Come altri potevano avere altri industriali, questa era Cosa Nostra. No, io su questo mi è chiarissimo, volevo solo chiederle se lei ricorda che Bontate, se Bontate fu così esplicito nel dimostrare a Berlusconi che lui era realmente, immediatamente, aveva il potere di garantirlo. Disse, sì, sì, sia tranquillo, io la posso garantire. Questo è il tenore della conversazione che io vorrei capire. Se lui si mostrò era apertamente... Normale con se era normale con chiunque sia a dimostrarsi, con Berlusconi si è dimostrato più grosso di lui, perché questa Cosa Nostra, perché specialmente la chiamiamola potenza di Cosa Nostra che aveva Bontate, perciò si è fatto più grosso ancora, che era vero quello che dicevo, poteva garantire, che Bontate anche nell'Ntrangheta, come chiamiamo Ntrangheta, aveva un valore, aveva un nome nelle Calabrie. Presidente, perdoni, sono l'avvocato. Prego, su questo tema spero che il pubblico ministero abbia terminato, perché la domanda mi sembra veramente generica, pare che si chieda... Io direi anche su questo, perché possiamo andare anche avanti, perché effettivamente approfondire poi certi aspetti ci interessa fino a un certo punto.
Senta, signor Di Carlo, lei ricorda se in quella circostanza qualcuno dei presenti aveva espressamente indicato Stefano Bontate come la persona specifica che poteva assicurare quella garanzia? Per questo era salito Stefano Bontate, altrimenti potevano parlare con Tanino e riferiva, certo. Mentre l'ha fatto incontrare Dell'Utri parlando con, perché poi si chiarisce, che aveva detto faceva salire la persona più responsabile, ed era Stefano Bontate. Quindi Berlusconi sapeva che, non sarebbe andato. Che era Stefano Bontate la persona. Ma con lui, poi noi eravamo, come dire, io, specialmente io, ho assistito e basta, non si ho scambiato due o tre parole, a volte che avevo Tanino cena accanto, così parlando, qualche battuta, visto le cose come si mettevano, ma non abbiamo preso nessuno di noi argomenti, va bene? No, certo. Tutto il discorso è stato tra Dell'Utri, Bontate e Berlusconi, però... Devo confermare, mi creda, se Stefano Bontate ha detto 20 parole, Berlusconi ne ha detto 2000. Beh, certo. Senta, qual era la contropartita di Cosa Nostra per questo impegno a garantire la sicurezza di Berlusconi? Presidente, la domanda è suggestiva. E allora, sì, riformuliamo. Fu chiesto, per la verità ha già risposto, perché lui ha detto qual era lo scopo, in sostanza. Qual era l'interesse di... Presidente, serve a entrare, come dire, nell'argomento immediatamente. Sì, allora dobbiamo chiedere innanzitutto se c'è stata una contropartita. Ecco. Se c'è stata una contropartita offerta a Cosa Nostra o che Cosa Nostra si aspettava. Che se diciamo qual era, già lo diamo per scontato, è un po' implicito in quello che ha detto, ma allora, fu manifestata l'intenzione di ottenere una contropartita in quella riunione? Si parlò sembra di che prima ho detto che chiunque sia di Cosa Nostra, un capo di Cosa Nostra, ha l'opportunità di avere una personalità, va bene, perché in seguito si sfrutta poi la personalità, perché se avevano bisogno, capito, che ne so, di un... Il senso del mio intervento poco fa era questo, infatti, per dire che lei in sostanza già ce l'ha detto. Pubblico Ministero, andiamo avanti su questo, non mi sembra necessario approfondire ulteriormente. Senta, lei sa quando, intanto se effettivamente quella persona di cui ha parlato prima, cioè Mangano, fu inviata a Milano e ha detto praticamente di sì, e quanto rimase a disposizione di Berlusconi? Quanto rimase non mi ricordo, però sei stato inviato là, va bene, e si sapeva che Mangano era andato là, ma non ho seguito più io i fatti di quanto c'è stato Mangano, di cosa combinava Mangano. Sì, lei ha saputo se da questo rapporto tra Cosa Nostra, in quell'epoca rappresentata, come ha detto lei, in quel frangente rappresentato a Bontate e poi e Berlusconi, ci siano stati ritorni di natura economica? Passaggio di denaro? Mi diceva Tanino Cinas, per quello che mi ricordo, che ci hanno chiesto di 100 milioni di lire ai tempi, così 100 milioni di lire. E Tanino ce l'ha fatto sapere e ci hanno mandato 100 milioni di lire, va bene. Poi, conosce le strade con cui questa richiesta è stata portata a conoscenza di Berlusconi? Cioè chi ha fatto la richiesta a chi e come sono arrivati i soldi? Tanino Cinà lo dice a Dell'Utri di dircelo e ci va lui a Milano. Tanino Cinà andava quasi due volte al mese, anche perché forse faceva ordinazione di tutti i negozi che avevo o qualcosa, non lo so. Comunque andava a Milano e ha fatto la richiesta a Dell'Utri, dice che Bontate vuole, e ci ha mandato 100.000. milioni. Questo me lo racconta poi Tanino, perché io non vado a parlare di soldi in questo caso di soldi, perché poi per altre cose abbiamo parlato con Bontate di soldi, però non di Berlusconi, altre cose. E mi ha detto Tanino
cioè, ci hanno fatto chiedere i 100 milioni, così, visto che si interessano. Lei sa a chi sono andati a finire questi 100 milioni? Montate, poi non lo so che cosa hanno fatto, non ero io della famiglia di Montate che mi entravano 100.000 lire. No, non ho detto assolutamente a lei. A chi sono finiti? Cioè, sono finiti a Montate, ad altri? A Montate, poi se Montate l'ha distribuito in famiglia, poi se erano fatti di loro, come erano combinati, se distribuiva, se teneva o meno. Ho capito. Sa qual è stata la ragione, se c'era una ragione specifica, precisa, per la richiesta di questi 100 milioni? Perché gli hanno chiesto 100 milioni? Per il contatto che c'è, sì, per il contatto che ci avevano avuto, e nello stesso tempo perché ci davano garanzia. Va bene in se stesso, non era solo garanzia di Mangano che lo pagava nel senso mensile che era là, ma era una garanzia già come nome. Perfetto. In marchio, come si suol dire in altre situazioni. Senta, lei conosce al corrente di altre occasioni di dazioni di denaro da parte di Berlusconi a mafiosi? No, di altro no, non lo so, perché poi dipende che zone avrebbe fatto qualcosa, cambia situazione. O di richieste, va bene, di denaro? Sì. Richieste di denaro? Richieste se facevano, non so che lavoro avrebbe fatto in Sicilia o in altri posti, possono fare richieste a altra gente a Berlusconi, dipende. Se va a fare un'industria a Catania, se va a fare un'industria, non so, a Napoli, cambia. Questo... E poi io posso riferire, nel senso, non mi ricordo più quale anno, quando già loro hanno passato 4-5 anni o 3 anni, non mi ricordo più. C'è un'amicizia, c'è un contatto, perché io poi incontro a Marcello Dell'Utri a cena nella villa di Bontate, sotto la che aveva una. Sotto i piani dove lui viveva la famiglia, aveva fatto un grande tavolo e cose, dove si mangiava, si poteva uscire, grigliati. Un giorno sono stato invitato a mangiare là, perché io frequentavo a tutti, pur essendo un corleonese, frequentavo anche un quesietto, Duccio Reina lo sapeva, che lo aggiornavo sempre. E c'è Dell'Utri, c'erano tanta gente che non erano pure cosa nostra, come Dell'Utri, come un giornalista, come altri. E mi ricordo un'altra volta che Bontate mi chiede se volevo mettere io soldi in una cosa, che stava raccogliendo soldi per entrare in una, come si faceva, in un affare, chiamiamolo così. Siccome si facevano, ma di solito si facevano, o per andare a comprare nave di sigarette, e si metteva la sua quota, o poi era entrata a livello di droga, sempre a livello di nave. E uno metteva la sua quota e poi ne ricavava. Però questa volta mi dice, vedi che non è per questo, perciò non è che uno dopo 3 mesi... e incassi il doppio e incassi, è una cosa che possiamo lasciare anche i figli, per quello mi ricordo, mi ha detto così, e sto facendo delle quote di 500 milioni di lire. Ma le disse per quale? Mi dice che doveva investire a Milano, in società di Milano, non mi specifica, guardi procuratore, in Cosa Nostra si parlava a mezze parole, mai uno approfondiva, nemmeno se era nelle navi sigarette, nemmeno se era nella droga, che lo faceva, che non lo faceva, uno aveva la fiducia alla persona che veniva davanti e basta. E mi dice, investire in una società a Milano e in avvenire possiamo lasciare ai nostri figli l'azione o quello che sarà. E io ci ho detto che 500 milioni
oppure potendole ritrovare, siccome avevi investito $300,000 in altre cose, ho detto non posso, se era una cosa che uno ritorna tra 3 mesi può raccogliere sia nella famiglia sia negli amici che c'ha di cosa nostra, però sa che uno ce le ritorna dopo tempo, ma là non potevo, non sapendo quando si rientrava. Capito. Lei quindi non partecipa, come dire, a questo investimento, come no, ha detto? No, non ho partecipato. Ricorda di avere saputo vicende che invece riguardavano l'esito di questo investimento, se Cosa Nostra effettivamente, se Bontate lo ha fatto, aveva raccolto questi soldi e se le persone che avevano investito tornarono in possesso dei loro soldi e dei guadagni che ci si aspettava. Presidente, prima chiediamo se ha notizia che persone hanno investito, poi vediamo se c'è stato un ritorno. No, scusi Presidente, io prima delle persone... Allora rifacciamo la domanda perché per la verità mi sono distratto io e me ne scuso un attimo e quindi l'ho perso anch'io la domanda. Se lui ha notizia che questo investimento si fece da parte di altri uomini d'onore, di altri appartenenti a Cosa Nostra. Allora, la domanda in questi termini può essere posta. Presidente, ne aveva aggiunta un'altra che adesso ha omesso. Va bene, ma non era un rimprovero, una voleva... mi riferivo a quest'ultima che avevo ascoltato. Per mia mancanza mi era sfuggita quella precedente. E allora, Di Carlo, risponda. Sì, come l'aveva detto a me, che se voleva investire l'ha detto agli altri, so che ha raccolto, so che stava raccogliendo non so quante miliardi di lire, parliamo a quei tempi, e poi io non ne so più niente, ma quando io lo so, quando muore Stefano Bontate, un giorno mi rintraccia il suo, non so se era consigliere, Pettino lo Iacono, una volta era sottocapo, una volta era consigliere, perciò non so in quel periodo cosa era. Mi rintraccia perché c'era gente in tutto il suo mandamento e in altre che cercava i soldi dove aveva investito in Bontate. E mi aveva chiesto se io sapessi, visto che lui era corrente, che io dovevo investire, mentre ci ho detto io non ho investito e non lo so. Mi ha detto che doveva investire a Milano, ma io non ti so dire nulla, io non ho investito perciò non ho niente di chiedere. No, perché c'è la moglie di Terese che era scomparso, Mimmo Terese, c'è altra gente che mi viene a cercare i soldi perché io era sotto capo, era della famiglia, e dice io non so dove questi soldi. Ma questa situazione so che passa poi a Pullarà. Ignazio o Giovanni, non mi ricordo più, comunque sì, stavano vedendo questa situazione, cioè avevano investito. Chi e quanto preciso non lo so, però Stefano mi parlava dei 10 miliardi in poi. Ecco, quindi era un investimento. Erano 20, se non 10. Lei sa se poi questi soldi furono trovati, gli investimenti furono rientrarono nelle tasche di coloro che avevano investito? Ma mi ricordo che, non so, dei due Pullarà, mi diceva che c'era, che faceva come un pazzo perché aveva convinto il padre di Brancaccio, il padre, come si chiamava, di questi di Brancaccio, a vendere un pezzo di terreno, giardino, e i soldi ce l'aveva fatto investire con Stefano Bontate. E uno di questi di Pullarà si era impegnato a farcele regalare perché dice se regalano questi soldi ci faccio vedere io a Milano cosa succede. Poi si sono interessate. Non riesce a fare uno sforzo di memoria per ricordare il nome di questa famiglia di Brancaccio? I Graviano. Ah? I Graviano. Okay. Graviano. Sì, sì. Io i figli le conosco da ragazzini, il padre conosceva, era amico col padre. Come si chiamava di nome? Padre, mi sembra che si chiamasse Michele. Okay. E l'ho fatto curare perché aveva avuto un incidente di percorso e c'era un piede, ci avevano tolto e l'avevo fatto curare del mio consigliere ortopedico, professore Vassallo.
Va bene, e questo, su questo investimento? Per questo investimento lei ha detto una somma generale di 10 miliardi circa. Non mi ricordo più, di più di 10 miliardi, okay. Per quello che mi ricordo che Stefano Pontata doveva raccogliere. Ok, lei conosce la quota di partecipazione dei Graviano, di Michele Graviano? Mi sembra che faceva solo quote da 500.000. Ma è Pontate per quello che parlava, se ci ha messo 500 milioni, no, non lo so, 500 milioni, non 500 mila lire. Certo. Beh, fu proprio Pullarà, e quale dei due Pullarà a parlarle di questo interessamento dei Graviano? Principalmente mi ricordo che era Giovanni. Perché Giovanni con Michele Graviano stravedeva, ed era stato lui a farlo diventare Cosa Nostra a Michele Graviano, pur essendo più vecchio di Pullarà. Va bene. Senta, prima di passare ad altri incontri, lei sa, ricorda di vicende che riguardano le antenne televisive su Palermo? No, non mi ricordo, sì. In questo momento non mi ricordo. Se ne ho parlato ai tempi, non lo so. Un problema di antenne. Vabbè, può darsi che le torni in mente, andiamo avanti. Senta, ha accennato prima tra i vari incontri con Dell'Utri di un'occasione di incontro in occasione di un matrimonio. Il matrimonio intanto di chi e dove si è svolto questo matrimonio? Il matrimonio si è svolto a Londra. Un siciliano e un inglese, lei era inglese, e lui si chiama Jimmy Fauci. Sì. E lei ha detto era testimone. Non so se era aprile, mi ricordo, dell'80. Un attimo soltanto, ma quindi abbandoniamo quell'ordine cronologico o vogliamo riprendere? Presidente, c'è un dato che lui non ricorda, io... Come dire, salto perché... Quindi vuole... Ho capito, vabbè, per capire anche noi un po' che cosa... Quindi al momento... Il problema di quel verbale mi impedisce... Va bene, allora passiamo a quest'altro episodio del matrimonio a Londra. Allora, prosegua Di Carlo. Quindi stava dicendo, questo matrimonio, Fauci... Mi ha chiesto, io ho esaurito la domanda del procuratore, mi ha chiesto chi era e quale periodo, ho detto... Allora, se riesce a descrivere... Il periodo, per la verità, non lo ha specificato, mi pare, o non l'ho sentito, o mi è sfuggito. Aprile 80. L'ho detto? Va bene. Mi sembra aprile, o era, insomma, non vorrei sbagliare mesi. Quindi aprile 1980, va bene, andiamo avanti. Può descrivere alla Corte le circostanze per le quali, intanto perché lei è stato invitato ed era testimone di nozze, che rapporto aveva con Fauci, e poi entriamo nel dettaglio... sulle altre persone pure invitate al matrimonio. Intanto i suoi rapporti personali con questo Jimmy Fauci. Chi è Jimmy Fauci? Allora io conosco Jimmy Fauci me l'hanno presentato Tanino Scinnà e suo nipote, che si chiama, non mi ricordo più, nipote, figlio della sorella. Perché questo Jimmy Fauci resideva a Londra, aveva una società di import e esport, a Palermo aveva avuto una discoteca prima, cioè, capitando a Palermo si parlava di discoteca, che io a quei tempi avevo fatto nel castello tutti i lavori, che avevo aperto discoteche, avevo aperto un ristorante, tutte quelle cose là. E parlando, visto quando me l'ha presentata a Palermo, parlando di discoteche e cose, si parlava pure dei dischi.
E i primi dischi escono sempre in inglese per le discoteche, escono a Londra e ho detto la verrò a trovare, cioè, le dicevo di lei a prima volta, la verrò a trovare così posso io in primavera comprare i primi dischi che escono, così in estate aprendo il locale, cioè i dischi più alla moda e più in vigore. E così ho conosciuto. Frequentandolo poi, visto la compagnia che aveva e cose, mi sono fatto la residenza in Inghilterra. Domicilio in Inghilterra, residenza proprio, avevo passato la residenza là. Dal 76 in poi conosco Jimmy Fausci. È nata un'amicizia, una conoscenza, venivo a Palermo, mi veniva a trovare e poi quando è stato per il matrimonio ha voluto che io le facesse di testimonio d'anello, sia io e sia Giovanni Bontate. Giovanni Bontate non era potuto venire, l'ha fatto Teresi, testimone d'anello. C'eravamo due testimoni d'anello, io e Teresi. Lei è andato a Londra, cioè si trovava già a Londra o è c'è andato dall'Italia? No, sono andata a Londra, mi ricordo dove mi trovavo, ero già latitante da pochi mesi e mi trovavo a Roma, perché di più stavo a Roma e sono andato da Roma a Lei sapeva Londra. se c'erano altri italiani e in particolare altre persone di Cosa Nostra invitate a quel matrimonio? Come Cosa Nostra, in quel matrimonio c'ero io e Terese, c'era Tanino Scinà, ma non era Cosa Nostra. Certo. La trovo, quando sono arrivato là, ho trovato Tanino Scinà, Terese. Ho trovato, però io sapevo chi c'era, perché essendo latitante non mi volevo fare vedere di gente che mi conoscevano e non erano Cosa Nostra. Perciò chiedo prima a chi aveva invitato Jimmy Paoci. E mi dice che c'era Tanino, dice, tu lo conosci, avevo tanta fiducia e tanta stima di Tanino. C'è Dell'Utri, sai, quello che cammina, che conosci tu, e c'era Teresi, e Teresi è Cosa Nostra, mi faceva piacere rincontrarlo, e c'era il padrone dell'Alfa Romeo di Palermo, Lillo Adamo, chiamavano Lillo Adamo. Il vero nome, non so se è Calogero, Lillo, Sì. Adamo, suocero della buonanima di quel magistrato che si è ucciso. E chi c'era poi? Ma Un che attività medico che io conoscevo molto bene, giovane medico, De Luca. questo Lillo Adamo invece che attività svolgeva? L'ho detto, mi pare. Aveva, l'ho Sì, detto, ecco. la concessionaria concessionaria Alfa Alfa Romeo, Romeo, l'ho già detto. E poi ha Quindi ha detto parlato del medico De il Luca medico e De poi. Luca, come lo E conosceva? Mimmo Terese, Dell'Utri, Tanino Cinà, di quelli che conoscevo. E poi c'erano impiegate, gente impiegata di Jimmy Fauci che io conoscevo quando andavo a Londra. Ma siccome a Londra ci andavo tanto pure da latitante, perciò non è che avevo problemi di quelli. Se avevo problemi, chissà, c'erano gente di Palermo che mi conoscevano, che salivano per il matrimonio, mentre non c'erano gente che io conoscessi. Senta, lei dove queste persone dove le ha incontrate? In particolare Dell'Utri dove lo ha incontrato? Matrimonio. Matrimonio che vuol dire? Alla cerimonia in chiesa o altrove? Ma prima che entrassimo alla cerimonia là, perché io non facevo sapere dove io andavo a alloggiare a nessuno a Londra, poi sapevo la chiesa perché ero il più pratico di tutti gli altri, avevo 6 anni che frequentavo Londra, sapevo girare a Londra, la mattina sapevo dove era e sono arrivato là davanti alla chiesa, vestito già per la cerimonia, diciamo come testimone. C'è stato un qualche episodio particolare che ha
caratterizzato questo incontro con Dell'Utri lì davanti alla chiesa? Ma davanti alla chiesa ci siamo affermati principalmente con Teresi, ci siamo appartati perché non ci, l'altro non erano cosa nostra, con Teresi potevamo parlare e sapendo che io ero latitante non ci eravamo visti un po' di mesi e ci siamo appartate e parliamo un po' di tutto, di cosa nostra, di Palermo, di tante cose e mi dice che aveva un'intenzione di combinare nel Genco Cosa Nostra significa farla entrare in Cosa Nostra, sì. A Nino Cinà aveva un'intenzione e io le dico bene perché Tanino è sempre in mezzo di noi e, ho detto, ah no, mi dicono veramente che volevano far entrare Dell'Utri, non Tanino Cinà, Dell'Utri. E le dico io, cioè tu che ne pensi? Ma Dell'Utri ci ho detto di dov'è? Ma è palermitano? Cioè sì, ma è sempre da Palermo, di origine di Caltanissetta, ma perché cioè, dico non dovete chiedere, non facciamo sbagli, perché ci sono di queste case che a volte hanno combinato qualcuno senza fare sapere al suo paese. Dice no, cioè, ma ha vissuto sempre a Palermo, è Palermo. E Palermo dove? Perché ci sono zone che se lo volete combinare da voi altri, vedete dove abita, vedete con chi, dice, no, vabbè, frequenta sempre a noi. Ho detto, vedete voi, ma se combinata a Dell'Utri, e che fa? Tanino non lo combinate? O tutte e due o niente, perché Tanino che è quello che ve l'ha presentata, è quello che ci cammina sempre assieme. Ho detto, vedete, comunque fatti vostri, perché Tanino è poi Malaspina, Cruilles, c'ha un fratello che è in Cosa Nostra, Totò, e suo cognato Benedetto Scitarda, ecco perché non mi veniva il nome del nipote, Scitarda. Ecco. E così abbiamo parlato. Ricorda. E poi lui fa avvicinare Dell'Utri e ci dice, tu lo sai che Franco è latitante e chissà avrebbe di bisogno se viene a Milano, mi ha voluto dare due numeri di telefono e chissà, ospedale, ringraziarlo, lui si è messo a disposizione, com'è il carattere, perché devo dirlo, ha un carattere buono Dell'Utri, per quello che lo vedevo là, come sua grazia si è messa a disposizione, quella. Io mi sono conservati i numeri di telefono, però non l'ho mai usato e nemmeno io a Milano avevo dove andare a dormire se avevo bisogno. Non ho fatto sapere mai dove io dormo la notte. Ok, e lei questi numeri di telefono se li annotò, li scrisse da qualche parte? Me l'ho scritto un bigliettino così, o me l'ha dato lui, mi riscrive se me l'ha scritto in un pezzettino di carta, ma poi non so che cosa ne ho fatto. Senta, lei ricorda altri dettagli di questo matrimonio? Lei andò anche alla cerimonia, cioè al trattenimento del matrimonio? Sì, ma poi sono entrato in chiesa, visto che dovevo fare, come si suol dire, il testimone d'anello, siamo entrate sia io sia Teresa, siamo stati all'altare. Quando è finita la chiesa ci siamo spostate dove c'era questo trattenimento che era a Piccadilly, vicino Piccadilly, che c'è un, ancora mi sembra che c'è un grande salone di trattenimento. E lì lei... E siamo state là, e nel tavolo dove ci siamo seduti noi, eravamo una 7-8, e nel tavolo accanto a me c'era pure Dell'Utri, Lillo Adamo e Teresa, tutte quelle che qualche altra autista che lavorava là di Dell'Utri e di Jim Favoci, insomma un sacco di gente, c'era un tavolo rotondo, eravamo seduti là e conversavamo, si scherzava, poi sapendo che Lillo Adamo era innamorato di Bontate, che lo vedeva come un dio, va bene, e
con Teresa ci siamo messi d'accordo, io dicevo, ma che è un cafone, un giardiniere, uno di campagna? E la dama non sapeva chi ero io, dice, ma come si permette questo? Va bene, si scherzava, va bene. Cioè, è un barone, sì, un barone di campagna che per incretate. E insomma si scherzava così con Lilla Dama. Poi c'è stato, e poi, quando, non mi ricordo più, finita la cerimonia, ci siamo salutate con Dell'Utri, poi. Senta, e il dottore De Luca era pure lì al tavolo con voi? Avevo io De Luca come medico e come un bravo ragazzo. Come medico di più. Sì, no, volevo sapere se era pure lui al tavolo durante quel trattenimento. Sì. Senta, lei sa se De Luca conosceva intanto gli altri commensali, se conosceva Dell'Utri, se conosceva Lillo Adamo, Teresi? L'Adamo sì, mi sembra. Poi si frequentava con Jimmy Fauci quando veniva a Palermo, giravano, Tanino si conoscevano, erano amici, però se conosceva Dell'Utri bene non lo so, ma lo conosceva come Dell'Utri. Se lo conoscesse con amicizia, se lo conoscesse con amicizia non lo so, ma lo conosceva che era Dell'Utri là. Ah, ok. Lei sa se il dottore De Luca avesse conosciuto Vittorio Mangano? Sì, abbastanza. Lo conosceva quasi meglio di me. Io lo conoscevo come Cosa Nostra, ma non l'avevo mai frequentato. Mentre De Luca mi sembra che si frequentassero. Sa spiegare l'origine di questa conoscenza? Sì. Ma se si conoscessero non lo so, perché mi sembra che De Luca frequentava un ospedale che c'è in via Regione Siciliana che si chiama un ospedale, una clinica, prima era privata, non lo so, è vicino a via, come si chiama? Mi sfugge come si chiama, è un ospedale che ci operava pure ogni tanto il mio consigliere di Cosa Nostra, Vassallo. Sì. Lei sa in quale, se De Luca lavorasse in qualche ospedale pubblico oltre che in quella clinica? Certo che lo so, perché con De Luca poi ci siamo frequentate, mi veniva a trovare a Castello, so che era la clinica vascolare, clinica chirurgica vascolare, col professore Bosio. Ho capito. Lei sa se Mangano era stato ricoverato presso quell'ospedale? Ecco perché l'amicizia l'aveva con Mangano, perché forse era stato ricoverato là e avevano fatto amicizia. Senta, ricorda se c'era qualche altra persona che lei già in passato ha nominato a quel matrimonio, che veniva da Palermo o comunque da lei indicato come persone che lavoravano per Jimmy Fauci? Monteleone che lavorava là, o Luciani. Intanto vediamo se avere parlato d'altro l'ha aiutata a ricostruire l'episodio che le chiedevo prima. Se ha memoria di qualche episodio che riguardava richieste di denaro per le antenne televisive. Ricordo, mi creda proprio procuratore. Già parte come suggestiva la domanda, Presidente. Vabbè, tanto non ricordo. Prendiamo atto e ribadisce che non ricordo e quindi la questione è superata. Senta, lei ha ricordato poco fa
la circostanza della cena presso la villa, diciamo la cantina della villa di Bontate. Sì, nel sottovilla, diciamo, non era una cantina, sì. Era tutto quanto era la villa, era il sottovilla, sì, sì, ma attrezzato, c'erano divani, c'era la tavola grande, accogliente. Lei ha già detto in che periodo si è svolta questa cena, in quali anni, in quale anno? Ma io di più di una ne ho fatto, ci no. Sono mangiato, mi invitavano e mangiavo con loro, c'erano i pullaracci, no? No, in particolare. Ma periodo, ce n'è stata fine anni 70 e una, quella dove si è parlato di sordi, mi sembra che era a fine anni, principio anni 80, 1980 all'inizio, insomma di più di una ne ho fatto, in quei periodi là. Sì, in particolare mi riferivo a quella in cui era presente Marcello Dell'Utri. Presidente, ha già detto che era presente Marcello Dell'Utri. Sì, 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 l'ho già detto. L'ha già detto. Infatti, si era capito che la domanda era riferita a quello. Quindi in particolare, quindi il pubblico ministero le chiede di quell'incontro lì a casa di Stefano Bontate, in cui fu presente anche Marcello Dell'Utri. Lei l'ho detto prima. Ricorda in quale periodo è avvenuto? Riesce a collocarlo questo episodio? Ma nel periodo che ho detto, ma mi ricordo solo una volta, ma non c'era solo Dell'Utri, che non era cosa nostra, ma c'era pure un giornalista, c'erano tanti. Sì, l'aveva già detto questo, l'aveva precisato. Il pubblico ministero l'ha chiesto adesso se lei ricorda un po' meglio quando è avvenuto questo incontro, questa occasione. Come ne ho avuti? Siccome ne ho avuto di più di uno, va bene, là incontri ci andavano, non so in quale l'ho visto, se era quello del 78, 79, fino all'80, all'inizio 80, perché poi c'è quella che abbiamo parlato di sordi che voleva che investisse sordi. Ma mi scusi, la cena in cui lei ha parlato di soldi, dell'investimento con Bontate, è diversa da quella in cui era presente Dell'Utri? Quella con Bontate era una cosa a parte, che abbiamo parlato tutte e due, non c'era un'altra gente erano più lontani, perché lui sempre ci aveva della famiglia di Cosa Nostra. Io e lui abbiamo parlato di questo, no, Dell'Utri non c'era presente. Non c'era presente a questa discussione dei soldi o non era presente a quella cena? Non era presente al discorso dei soldi. Quindi, se ho capito bene, perché... O comunque me lo confermi, se la cena nella quale lei ha parlato da solo dell'investimento di 500 milioni con Bontate è la stessa occasione della cena in cui era presente Dell'Utri. No, Presidente. Non mi posso ricordare, non posso precisare, mi scusi signor procuratore, però che vuole, c'era gente là. Noi abbiamo parlato a parte, non so se era in quella o era in quella prima. Non è solo l'età, è che sono passate 40 anni quasi. D'accordo. E lei in quella occasione in cui ha visto Dell'Utri a cena da Bontate, a questo punto, ricorda se con Dell'Utri e con altri, per esempio con Cinà o altri, si è parlato di affari analoghi a quelli di cui si era parlato con Berlusconi, di edilizia e altro? Mi ricordo in questo momento, ma certo si parlava, non è che stavamo muti, a volte si parlava, naturalmente con Tanino Cinà o Dell'Utri non andava a parlare di cose di Cosa Nostra, a volte Tanino Cinà accennava qualcosa, va bene, o che suo conoscente mi diceva, sai, l'amico mio sta passando questo problema, e le dicevo rivolgete a tuo fratello che sa dove andare, visto che lui non era Cosa Nostra. Va bene, rivolgete a tuo fratello, chiede a Teresa, perché Tanino Cinazzi aveva preso un'affezione con me, come si suol dire, qualsiasi cosa mi veniva a chiedere, o perché io ero più disponibile verso di lui. Però non mi posso ricordare tutti i discorsi che potevano fare. Senta,
Lei ha parlato poco fa della presenza di un giornalista. Riesce a ricordare chi era? Primo nome sì, Giuseppe, un nome un po' lunghetto era. Ah, e sa se era scriveva... del Giornale di Sicilia. Del? Giornale di Sicilia mi sembra che era. Del Giornale di Sicilia. Non riesce a ricordare il cognome, mi pare di capire. Mi viene in questo momento. Giuseppe mi viene perché si davano del tu con bontà. Ma lo può descrivere fisicamente? Non mi è arrivato la parola, lo so, visto che parlava lei, ma non è arrivata qua. Dicevo, ha un ricordo da poterlo descrivere fisicamente come era fatto? Tempo poteva avere un 40 e rotti anni, o qualche anno in più di me poteva avere, un po' di anni, non ho idea. Vabbè. Senta, non c'è una figura precisa. Quando abbiamo cominciato a parlare dei suoi incontri... Mi sembra che poi a questo è andato a finire... A scrivere per sport, scriveva sullo sport. Quindi si occupava di cronaca, in un secondo momento si è occupato di cronaca sportiva? Sì. Ma sempre per il Giornale di Sicilia? Non l'ho seguito più poi. Va bene. Dicevo, quando lei poco fa ha... quando abbiamo cominciato a parlare delle occasioni di incontro con Dell'Utri, ha menzionato naturalmente quello di Milano, quello del matrimonio Fauci, e poi ha parlato di altri incontri genericamente, se ho capito bene, sempre presso Cinà, presso il negozio di Cinà, è così? E quello che mi ricordo poi, che è stato nel 1980, era al negozio di Cinà e ci siamo andati a prendere il caffè nel bar che c'era all'angolo di Via Libertà. E poi ci sono questo stati... era quello dell'80. E ci sono ma stati... io non avevo appuntamento con Dell'Utri, io avevo appuntamento con persone là da Tanino, perché avevo un appuntamento, mi ricordo, con Michalizzi e Salvatore. Sì. Va bene. E vado all'appuntamento, là ci siamo visti là davanti e trovo Michalizzi con altre persone e c'era Tanino e c'era Dell'Utri. Chi era Michalizzi? Ci siamo andati a prendere un caffè, però non è che ho discusso con Dell'Utri, io con Michalizzi ci siamo appartati, non mi ricordo cosa mi doveva dire e basta. Vuole precisare chi era Michalizzi? Dottore Michalizzi era il sottocapo del mandamento di Partanna Mondello, vice di Sarro Riccoboni. Uh-huh. Ricorda, lei ha detto con altre persone con Michalizzi, chi erano queste altre persone che erano con Michalizzi? Se lo ricorda? Uno era... da poco recente a quei tempi che l'avevano combinato, Francesco Onorato, e l'altro era non so se era Enzo, mi sembra che si chiamasse Enzo Sutera, Vincenzo Sutera, una cosa così, non mi ricordo, o c'era Sutera o c'era uno Cannella che accompagnava sempre Michalizzi. Era anche lui uomo d'onore? Sì, questa gente cosa nostra. All'infuori di Tanino Cinà e Dell'Utri, fino a quel momento. Sì. Ma Dell'Utri conosceva Totuccio Michalizzi? O gli è stato presentato lì? Tanino Cinà, sì. No, Tanino Cinà conosceva Michalizzi, altrimenti io non avrei dato appuntamento là. No, certo, la domanda era se
anche Dell'Utri conosceva Michalizzi. Non lo so perché l'ho trovato là, se si conoscevano di prima non lo so, non l'ho visto arrivare che magari presentava, l'ho trovato là io. Sì. Senta, avrei interesse a tornare un attimo alle attività dell'investimento dei bono, dell'attività, del lavoro dei bono a Milano. Esattamente che tipo di attività svolgevano i bono lì a Milano? Poco fa l'ho detto, mi sembra, che ho detto che sia specialmente Alfredo con sua fratella e tutta la famiglia investivano con i navi di sigarette già da 1970 in poi, con Michele Zazza e tutte. Investivano come investivamo tutti, che potevamo mettere quote sia nelle sigarette, sia poi si è cominciato a fare nave di hashish oppure di eroina, e poi avevano qualche attività che erano intime con impresari. Aveva due grossi impresari, Pippo Buono, che uno mi sembra che aveva hotel addirittura, due o tre hotel anche a Roma ne aveva, e questo era proprio intimo con lui, qualche altro. Come si chiamava? E poi non so che cosa hanno avuto questi dei problemi, vedi, perché avevano pulito soldi e cose, uno è andato a finire latitante in Venezuela, l'abbiamo affidato ai Caruane, Contrera, che erano là. Insomma, c'era uno di questi che aveva avuto problemi, latitante se n'era andato là quando si è scoperto tante cose. Lei ricorda i nomi di questi due importanti imprenditori milanesi con cui Bono lavoravano? Periodo me lo ricordavo, sono passate tanti anni. Ricorda il nome di Virgilio? Presidente, sì. C'è opposizione a questo tipo di domanda. Io capisco la difficoltà del pubblico. Allora, ha già risposto, no, tanto che non lo ricorda, quindi se a questo punto gli chiediamo... Suggerire anche i nomi mi sembra un po' troppo. Ovviamente sarà valutato sì, nei termini. Allora, quindi lei Virgilio, conosce un imprenditore sì. Di nome Virgilio? Sì, sì, sì. E chi è? Di Vigilio. Uno era Di Vigilio, l'altro pure ha un nome facile, un cognome, che avevo conosciuto pure di presenza là con Pippo Buono al ristorante. Senta, lei conosce Pasquale Contrera? Non abbiamo sentito, supponiamo che abbia risposto, perché ne ha già parlato per la volta scorsa. Comunque, ha risposto? Sì, perché se ne... sì, ho risposto, ma se ne va e viene, non so, la voce e anche voi altri. Sì, noi non abbiamo sì. Sentito la risposta. Cosa ha detto? Sì, conosce Pasquale abbastanza Pucca. Bene. D'altronde l'aveva già riferito alla scorsa udienza. Sì, no, ma in particolare, ovviamente era per introdurre un'altra domanda, se è a conoscenza del fatto... di un investimento, se sa se Pasquale Contrera ha mai investito, ha mai tentato di acquistare immobili a Milano. Io ho dormito in questo palazzo che stava per acquistare, che non lo so con se già l'ha acquistato, se l'aveva acquistato, comunque io ho dormito in quel palazzo che c'erano gli uffici sotto anche. Che era angolo di piazza 5 giornate, là vicino proprio. E una volta andando sia con Caruana e sia con Pasquale Contrera, siamo andati a Milano e abbiamo dormito in questo palazzo. E c'era l'ufficio un certo Rapisarda, che era in società con Dell'Utri e con i Contrera, che stavano per fare l'affare di comprare questo. Ai tempi Pasquale Contrera mi ha detto che stavano spendendo 50 miliardi o 50 o 10 miliardi, un palazzo che costava 50 miliardi. Non lo so, mi ha raccontato questo, eravamo là. Io ero andato là perché mi dovevano
dare delle soldi, dei soldi per consegnarle a Palermo, e ero andato assieme a lui. E là mi ha fatto venire dalla Svizzera questo che portava, che passava i soldi, e l'ho consegnate a chi? A uno che era venuto da Palermo. E chi era? Un miliardo e cento milioni. E sono stato 2 giorni là. Ma 2 giorni là mi ricordo pure che era il 22 aprile, e poi la sera o l'indomani è stato ucciso Stefano Bontate. Quindi di che anno? Mi ricordo perché quando siamo... Ma è 81. Mi ricordo che quando siamo rientrati a Roma, perché Caruana e Contrera abitavano a Roma, e subito appena hanno avuto la notizia mi hanno chiamato, perché loro avevano il numero mio di telefono, pure che ero latitante, e mi hanno dato questa notizia. Senta... Mi ricordo che venivamo da Milano. Lei com'è venuto a conoscenza della circostanza che ci ha riferito poco fa, e cioè che c'era Rabisarda che era socio, se ho capito bene, di Dell'Utri? Chi gliene ha parlato di questa... C'era il Rapisarda là, che era venuto nell'ufficio, si era appartato un po' a parlare con Contrera, e poi Pasquale Contrera con me parlava abbastanza, aveva una stima. Mi ha raccontato un po' la situazione, anche perché i Contrera ci avevano messo una persona che abitava là, una specie di uomo di fiducia di loro, perché era fratello di un suo soldato, e non ricordo come si chiamasse, che uno era in Canada e uno era... Ci avevano tutti messo di Siculiana, era. I Contrera ci avevano messo a chi? A una persona di sua fiducia che abitava là, non lo so che cosa facesse, ma non era cosa nostra questo uomo di fiducia, a livello amministrativo di fiducia, perché era fratello di un suo soldato che era in Venezuela. Sì, d'accordo. Il non fratello era cosa nostra, lui no. Signor Di Carlo, mi scusi, non ho capito il rapporto tra questa persona di fiducia, fratello di un soldato di Contrera, e Rapisarda, ma lo spieghi meglio. Rapisarda era nell'ufficio, che aveva un ufficio che si è entrato nel palazzo, okay. E aveva la società. Questo di fiducia di Contrera Caruana faceva interesse di Contrera Caruana per vedere cosa succedeva e cosa è. Hanno messo uno di loro per prendere possesso del palazzo anche. Va bene. In questo affare dell'acquisto di questo palazzo, lei sa se c'erano interessi economici diretti dei soci Rapisarda Dell'Utri? Quello che mi ha detto Pasquale, erano tutti in società. Ok. Io credo che questa parte sia conclusa. Lei poco fa, quando si era creato l'equivoco... Signor Presidente. Sì, ascoltiamo. Mi scusi se interrompo il dottore. L'imputato si sta allontanando per dei bisogni personali. Va bene. Sta facendo la rinuncia per 10 minuti, diciamo. Va bene, prendiamo atto. Dicevo prima... All'inizio, quando sono intervenuto io, signor Di Carlo, si era creato l'equivoco del nominativo Gaetano Cinà, Antonino Cinà, e lei spontaneamente ha detto: conosco anche il dottore Cinà. Ecco, vuole riferire alla Corte come lo conosce, quando lo ha conosciuto, che cosa ci può dire dei suoi rapporti con il dottore Cinà? Conosco il dottore Cinà dall'inizio anni 70 proprio. Era 1970, comunque era presentato come Cosa Nostra. Da chi?
conosco la storia di Antonino Cinà, dottore Cinà, la sua carriera medico, che era un bravo medico. Era nella famiglia di San Lorenzo. Ai tempi la famiglia di San Lorenzo era retta della Filippo Giacalone. E una brava persona, un bravo medico, una persona educatissima, perché l'ho incontrato qualche volta. E poi negli anni 70 mi sono interessato di parlare col professore Morello, che era il suo primario, perché questo professore Morello aveva un suo carattere, come tutti i professori primari, mi dicono sempre i medici, e a volte lo maltrattava. Questo professore Morello era intimo con il senatore Greco, Salvatore Greco, chiamiamolo senatore, era come soprannome, e siccome tante volte ci avevo mangiato assieme in casa di Michele Greco oppure in casa di Andrea Vassallo, medico ortopedico, io avevo mangiato là anche, eravamo amici come famiglia personale, e allora mi è venuto spontaneo di raccomandare di non esagerare col dottore Cinà, perché tutte lo volevamo bene, non ci potevo dire altre cose. Questo mi ricordo di Cinà, ma ho un buon ricordo, una persona educatissima, rispettosa. Questo è quello che mi ricordo io. Sapevo cosa c'era successo quando era ancora studente, che nella sua famiglia propria, fra parenti, si erano uccise. Forse un zio aveva ucciso a suo padre, lui aveva sparato e aveva ucciso lo zio. Insomma, cose familiari, va bene, ai tempi era studente. Sapevo la sua storia e cose, però cose non ci ha precisato chi glielo ha presentato come uomo d'onore. Con tutti i centinaia non so, migliaia... con una vita che ho fatto che mi posso ricordare, qualcuno sempre che lo conosce come Cosa Nostra, certo. Va bene. Pippo Gambino, che era il suo idolo, e Otto Tuccio, insomma, gente che lo frequentava, che era comunque era della nostra corrente, perché lui nella sua famiglia stesso, pur essendo, come dire, Totuccio specifichi di Carlo, specifichi chi è Totuccio, sì. Capiamo noi a chi si riferisce, però lo specifichi. Sì, Totuccio, noi lo chiamavamo Totuccio, Totò Salvatore Regna. Eppure, pur essendo il mandamento di Saro Riccobono, che ai tempi non c'era ancora mandamento, poi ce l'hanno fatto, e lui era sempre un colleonese, diciamo, era intimo con noi altri. Come? Con noi altri, ha detto. Ah, con noi altri. Ricorda in quale ospedale lavorava il dottore Cinà? Non mi viene la frase, comunque per la testa, come viene chiamata? Chirurgia... problemi nella mente, diciamo, nella testa. No, non voglio finire, ma è abbastanza chiaro. Abbiamo capito. Non ha importanza. Senta, lei riesce, mi dice, se lei ovviamente se ne ha conoscenza, anche se già l'ha accennato, com'erano i rapporti personali tra Cinà e Riina, e Salvatore Riina? A parte con Reina, se non si era intime, va bene, con lui avevo un rapporto personale, per qualsiasi problema medico si rivolgeva a lui, e poi lui cercava altri specialisti o altre cose se aveva di bisogno. Ma lei sa se il dottor Cinà
In primo impatto, a meno che non era, come si chiama, di ortopedia, perché io ho dovuto fare diventare Cosa Nostra Andrea Vassallo, perché l'ho combinato io, perché tutti andavano da Andrea Vassallo a volere certificati, a volere farsi o avere o meno, per non mandarlo in galera l'ho fatto diventare Cosa Nostra, così qualsiasi cosa ce lo dovevano dire. Va bene, perché la gente abusa quando c'è una conoscenza e c'è uno disponibile. Poverino si è trovato tante volte in difficoltà, e a questo punto allora è meglio che lo combino. Ecco. Questo riguardava Vassallo. Va bene. E lo stesso era per dire che se non era una specializzazione specifica, che non c'era un medico di Cosa Nostra, qualsiasi cosa si rivolgeva a Antonino Scinà per vedere se conoscesse altri medici o meno, sì. Se c'era un punto. Lei sa se c'erano, che rapporti personali c'erano tra il dottore Scinà e Bernardo Provenzano? Con Bernardo Provenzano l'ho visto poco. Pochi, ci è capitato pure vederlo, ma i rapporti devono essere buoni. Tra noi altri stessa corrente eravamo abbastanza, come dire, abbastanza uniti. Ma vuole precisare che cosa intende noi altri stessa corrente? Riferito a quegli anni? C'era una corrente corleonese. Cioè? C'era una corrente corleonese, c'era poi un cerchio più intimi. Mi dice chi erano quelli che appartenevano ai più intimi, immagino, più intimi di chi intanto? Più intimi fra loro, chi era il capo di questi più intimi? Totò Reina, Bebbino Provenzano, va bene. Poi nei primi anni 70 spunta anche, comincia a frequentare Palermo, e Bagarelle cognato, va bene. Beh, eravamo i più intimi, erano Pippo Gambino, i Madonia di San Lorenzo e di Resuttana, e io, come qualche altro, poi diventano intimi anche Raffaele Ganci, i suoi figli, si andava allargando, insomma, questi eravamo i più intimi. Senta, e poi si è allargato, perché poi tutti hanno voluto diventare intimi di Reina. Ho capito, ma chi era intimo di Riina, di quel gruppo, era anche intimo di Provenzano? Naturalmente erano due caratteri differenti, bisognava a chi le frequentava sapere distinguere, però come trattamento uno le, ci mancherebbe altro, le trattava sempre bene. Ho capito, quindi i rapporti di Scinà con Riina e Provenzano erano, diciamo, più intimo con Reina. Va bene. Senta, sa se c'erano rapporti, se si conoscevano Scinà, il dottore Scinà e Vito Ciancimino? Se uno era intimo con Corleonese e conosce Vino Provenzano, è naturale che conosce Ciancimino. Naturalmente non so quante contatti ha potuto avere, ma io le dico, Ciancimino io l'ho conosciuto prima, così, senza sapere lui chi fosse, che cose possibilità avesse io, e poi quando c'è stato l'avvicinamento con Bino Provenzano, io me lo ritrovavo, mi veniva ogni, non so in quanto tempo, mi veniva a trovare a Castello, o perché era in compagnia qualche signora che andava a cena, o perché mi doveva parlare, tante volte si diventava intimi con Ciancimino, se uno frequentava Bino Provenzano. Con Bino Provenzano c'era andato tante volte a casa. Si fermi un attimo, Di Carlo, perché però la domanda era un po' diversa, non quello che lei ipotizza anche sulla base dei suoi rapporti e quindi della sua esperienza, ma se ha esperienza diretta di rapporti tra Scinà e Ciancimino, questa era la domanda che l'ha fatto il pubblico ministero. Che in quanto corleonesi le può ipotizzarle è un altro discorso e a noi quello non interessa. Mi interessa sapere, perché la domanda era questa,
se le risulta, perché le ha viste insieme, perché è stato riferito o per altra ragione, che effettivamente ci fosse una conoscenza tra Cinà, il dottore Cinà intendiamo in questo caso, e Ciancimino. Assieme non so se c'è stata solo un'occasione, ma poi se avevano frequentazione non mi risulta a me di vederle tante volte assieme. No, tante volte. Lei... Quindi ha un ricordo vago di un'occasione. Di un'occasione. Non sa specificarci meglio da quello che capisco. No, no. No, va bene. Andiamo avanti allora. Un'ultima e ho finito. Se conosce... Se lei, signor Di Carlo, ha conosciuto, cioè sa se c'erano rapporti, se lei conosce tale Rosario Naimo. Sì, che lo conosco, di una vita, uh-huh. Di quando era minorenne. Chi è? Mi ha sentito? Sì, 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 abbiamo sentito. Volevo qualche dettaglio in più. Mi dica di dettagli, no, conosco di una vita, se lei mi fa le domande io vado a rispondere. Lo conosce come Cosa Nostra? Sì che lo conosco come Cosa Nostra, volta che l'ho visto, è l'ultima volta, visto che voglio un dettaglio, l'ultima volta che l'ho visto c'è stata fatta una festicciola vicino Capaci, in una villa, che lui era venuto dall'America, si trovava a Palermo, allora mi hanno invitato Ciccio Madonia, c'era Potuccio Reina, c'erano tante, c'era pure il rappresentante, non so se era il rappresentante a quei tempi, di Carine, Giovan Battista, non mi ricordo più come si chiamasse, e tutti là, e c'era un rappresentante di quella zona là, e comunque c'era Bernardo Brusca con me e siamo andati a mangiare in questa villa. In che periodo sulla siamo? Sulla sinistra, prima che si arrivasse a Capaci. Anni 70, fine anni 70. 70? A metà anni 70 comunque. Lei ricorda di chi era questa villa? No, non mi ricordo. Ricorda in quale famiglia... A quale famiglia appartenesse Naimo? Posso interrompere il pubblico ministero? Prego, avvocato Di Peri. Perdoni, credo che il pubblico ministero formuli queste domande sulla scorta dei verbali che possiede evidentemente di Naimo Rosario di cui ha conoscenza. Lei ce ne ha annunciato stamattina la presenza, quindi forse sarebbe opportuno che prima noi prendessimo potessimo vedere questi verbali di Naimo. Questo è per l'avvocato Di Peri, sono domande di carattere generale su una persona che risulta, per quello che ci sta dicendo adesso, appartenere a Cosa Nostra. Quindi come sono state fatte domande su altri soggetti appartenenti a Cosa Nostra, credo che sia pertinente nell'articolato e rientri nell'articolato anche la domanda. Dovesse entrare su questioni più specifiche, evidentemente ritorneremo sulla decisione, ma al momento le domande di carattere generale su Naimo credo che possiamo sicuramente ammetterle. Mi ha insospettito la domanda di chi fosse la villa. No, ma la villa prendo atto della sua. La villa, di questa villa non ha parlato il pubblico ministero per primo, della villa non ha parlato il pubblico ministero, ma ha parlato di Carlo. Certo, io devo precisare. L'input proviene da Di Carlo che ci ha parlato di una villa. Se a questo punto, quindi la domanda sicuramente può essere ammessa e può essere consentita. Quindi Di Carlo, può precisare di chi era questa villa a cui ha fatto riferimento? No, l'avevamo superato. L'aveva superato? Sì, la domanda era, credo l'ultima prima dell'interruzione, a quale famiglia mafiosa apparteneva Naimo? Naimo, allora, questo sicuramente lo possiamo chiedere pure. Di Carlo, sa Resuttana, appartenenza a Resuttana, però posso fare anche uno sbaglio, può essere San Lorenzo, però Resuttana è più sicuro. Ma siccome c'è stato poi un periodo che o San Lorenzo o Resuttana dopo la morte di quelli che rappresentavano San Lorenzo, sembrava tutta una famiglia, ma mi sembra Resuttana. Mm-hmm.
ricorda chi era il capo della famiglia di Resuttana all'epoca? Francesco Madonia, Ciccio Madonia. Mentre a San Lorenzo c'era, come ho detto poco fa, Filippo Giacalon. Vabbè, questo poi... Ricorda se ci sono stati mutamenti nell'assetto della famiglia di Resuttana e del mandamento di San Lorenzo? Ma nei primi mesi del 78, mi sembra primi mesi del 78, se non è dicembre 77, a Resuttana si c'è fatto il mandamento, a Ciccio Madonia. Sì. Mentre San Lorenzo apparteneva sempre a Partannanondello in quel periodo. Si è fatto il mandamento a Ciccio Madonia, si è fatto il mandamento negli stessi giorni proprio a Pippo Calò, perché apparteneva da Stefano Pontati, si è fatto il mandamento a Pippo Calò. Questi due mandamenti sono nati assieme. E poco fa lei, accennando alla festicciola, l'ultima volta che ha visto Saronaimo, ha parlato di una festa fatta in questa villa dalle parti di Carini, mi pare, di Capaci. Capaci, prima di Capaci, sulla sinistra, in perfetto, questa campagna. Perfetto. E... Credo di avere sentito che era una festa proprio per Saronaimo, che era venuto in Italia, non lo so. Sa dire da dove? Sì, veniva all'America, veniva, e visto che si trovava a Palermo, ci è organizzata e faccio una festicciola, mangiare assieme e così. Lei sa dire di quali affari? Ma io lo conoscevo da ragazzo. Non abbiamo sentito, scusi Di Carlo. Io lo conoscevo già da ragazzo, sì, va sì, bene, sì, prima. Sì. E poi prima che se ne andasse in America me l'avevo presentato come cosa nostra e poi tanti anni non l'ho visto più e poi in questa occasione l'ho visto. Sa dire di quali affari, se si occupava di affari illeciti, Naimo? Ah no, non lo so, in America, va bene. E qua? Con me non ha avuto rapporti di affare, perciò con la sua famiglia, ma non è capitato discuterne, perciò non lo so. Ho capito. Va bene, io non ho altre domande, grazie. Semmai su questo, per completare l'argomento, ma era solo Naimo in quell'occasione o c'erano altre persone che lo accompagnavano? Ma eravamo in tanto, non c'ho più presente quanto eravamo, ciò che io ero con Bernardo Brusca, c'era Totuccio, non so, con me mi sembra Totuccio era arrivato, Totuccio Reina, mi scuso di presente. No, io mi riferivo a Naimo, lei ha detto Naimo veniva dall'America, era accompagnato da qualcuno che lei ricordi? Ma che... non mi ricordo. Non lo ricordo, va bene. E allora, quindi il pubblico ministero ha terminato... Quindi l'esame, vogliamo passare alle parti civili? Sì, Presidente, Avvocato Barcellona. Buonasera, signor Di Carlo. Senta, io faccio anche appello eventualmente alla sua attuale volontà, come l'ha prospettata stamattina, di riferire fatti di cui fino ad ora non ha mai parlato. Le volevo fare qualche domanda sui cosiddetti delitti politici dei primi anni Ottanta. Lei ha già brevemente accennato al delitto di Michele Reina per quanto riguarda la proposta e gli interessi di Ciancimino. Ha anche fatto un accenno al delitto Mattarella dicendo che è stato deliberato su proposta del Ciancimino. Ma sa altro riguardo a questo delitto, nel senso quali sono stati i motivi, l'iniziativa, di chi è stata, a chi interessava? Presidente, mi scusi, Avvocato D'Agostino. Prego. Ma proprio su proposta mi sembra che non sia di Ciancimino, non mi sembra che sia una riassunzione esattamente fedele di quello che ha detto la scorsa volta. Per la verità, non l'ha detto in questi termini, ma il senso era questo, però, Avvocato D'Agostino. Che sia stato richiesto da Ciancimino. Facciamoglielo specificare magari meglio, Presidente. Sì, ma. Anche se viene, è stato riassunto con un termine diverso da quello usato da Di Carlo, ma il senso era questo, su sollecitazione ci ha detto qualcosa del genere da parte di Ciancimino, poi comunque ce lo potrà precisare se non è così. E allora, sa qualche altra cosa sulle ragioni? Signor Presidente, prego. Mi sente, signor Presidente? Sì, l'ascolto. Sono Di Carlo.
L'ascolto. E mi deve dare 2 minuti proprio, 2 minuti. Po- no, e devo, devo alzarmi, 2 minuti proprio per me. Vabbè. Se sono 2 minuti e noi nel frattempo così decidiamo anche di come organizzare il prosieguo. Vediamo poi delle altre parti civili, chi è che intende, è soltanto l'avvocato Barcellona e quindi poi possiamo passare ai difensori. Quindi per capire un poco quali sono i vostri programmi, ritenete che possiamo esaurire noi quindi proseguendo, no, o dopo facciamo una pausa e riprendiamo? Credo che tutti i difensori abbiano qualche domanda. No, certo, lo immagino questo. Al signor Di Carlo. Se fosse... Mi chiedevo se lo volete fare adesso in prosecuzione, se volete fare una pausa. Siccome è già stabilita un'udienza la prossima settimana, proprio in prosecuzione. Per sì, questo noi possiamo sicuramente. Se potessimo... Però io vorrei anche utilizzare magari per qualcuno, perché non vorrei, perché comunque entro il 6 noi dobbiamo concludere con, sì, con Di Carlo. No, il 6 concludiamo di sicuro, Presidente, su questo non c'è dubbio. Io penso un'oretta massimo che possiamo occupare. Un'oretta e mezza e possiamo occupare la prossima settimana. Va bene, su questo allora ora sentiremo anche il pubblico ministero su questo, però quantomeno le parti civili adesso le completiamo e poi vediamo per il prosieguo. Vediamo appena Di Carlo è pronto, ce lo fa sapere. E nel frattempo per allora possiamo sentire, nell'attesa che arriva Di Carlo, anche il pubblico ministero sul... questa nessuna va bene, quindi possiamo allora, se siamo tutti d'accordo, se siete voi innanzitutto tutti d'accordo, differirlo con, ve lo dico sin da adesso, noi poi il 6 continuiamo ad oltranza perché il 6 dobbiamo concludere con Di Carlo, comunque no, altre udienze non ne faremo, questa era già programmata e la possiamo sicuramente fare. Se vuoi ritenerlo di poterlo fare. Io sono... Lei è pronto, Di Carlo? Presidente, sì. Sono pronto. Benissimo, e allora riprendiamo con la domanda che le aveva fatto l'avvocato Barcellona, in particolare sulle ragioni, se lei ne ha conoscenza, dell'omicidio Mattarella. Aveva detto Reina prima, mi sembra. No, no, la domanda che le ha fatto poi era Mattarella. Ha parlato anche di Reina, lei ne ha parlato la volta scorsa, oggi le viene chiesta... O le viene chiesto un ulteriore sforzo da parte dell'avvocato Barcellona con riguardo all'omicidio Mattarella. Presidente Mattarella è morto perché era in lotta contro Cosa Nostra, contro la mafia, come le cose andavano a Palermo, contro Ciancimino. E Ciancimino tanto ci ha messo del suo per convincere a Bernardo Provenzano di chiedere alla commissione di poter uccidere. Ci ha messo del suo perché in Mattarella, sapendo tutti l'ente locale che erano nelle mani di Ciancimino, aveva fatto pressione anche a Roma, nel ministro, non so se delle interne ai tempi, che non mi ricordo come si chiama, ma era un ministro di origine di Pavia, di là, aveva fatto sia ministro di grazia e giustizia, sia ministro dell'interno, mi sembra. E il ministro dell'interno aveva fatto pressione alla procura di Palermo, che c'era Paino a quei tempi, naturalmente cercavano di fare pressione su questa situazione, e il procuratore Paino era intimo con Nino Salvo e si era confidato dicendoci la situazione, ma Paino non sapeva chi era Nino Salvo, lo vedeva come un amico, grande imprenditore, non pensando che quella era Cosa Nostra, è venuto a riferire. Venendo a riferire questo, si è cominciato a dare più senso di cosa chiedeva
Provenzano. E di là la commissione hanno dato carta bianca di poter eliminare il presidente Mattarelli. Beh, quindi tutte motivazioni interne. Questo è tutto il retro, ma era per gli enti locali perché sì, spartoneggiava solamente il Giancimino. Già aveva eliminato il suo rivale che voleva la metà di gestire l'ente locale, che era Michele Reina, l'aveva fatta eliminare, e poi c'è stata la pressione su Mattarella, Piersanti Mattarella. Sì, quindi motivazioni interne a Cosa Nostra. Per quanto riguarda invece l'omicidio di Pio La Torre, lei, ovviamente faccio riferimento non alla fase deliberativa o esecutiva per cui ci sono già sentenze passate in giudicato, io le chiedo solo se lei ha notizie riguardo ai motivi e alle iniziative e agli interessi legati a questi omicidi. Poi, sì, poi quello per quello che ho saputo e che se ne parlava, perché aveva proposto, lottava contro Cosa Nostra, contro la mafia come la chiamavano, lottava contro Cosa Nostra e aveva proposto delle leggi e aveva presentato. Tutte le cose che si presentavano si sapeva, perché noi avevamo i politici anche o affiliati o quelle che c'era un'amicizia e venivano a raccontarlo. Poi i Salvo sapevano tutto, erano Cosa Nostra, e si sapeva che Pio La Torre faceva pressione. Ho capito. E per quanto riguarda l'omicidio dalla Chiesa? L'omicidio della Chiesa, la propaganda che ci facevano sia le medie e tutto, che doveva venire a distruggere la mafia, va bene, e che avevano mandato il grande eroe dei terroristi, che aveva distrutto i terroristi. C'erano i fanatici ai tempi nell'82, 81-82, in guerra aperta. C'erano i fanatici, per quello che mi dicevano, tutti i giovani in Madonia, a Pinuccetto Greco e tutti, andavano cercando di fare rumore quando tutta la nazione ne parlava, oppure tutto il mondo, perché a livello della Chiesa ne ha parlato tutta l'Europa e tutti. Questo è quello che io ho saputo e sapevo, discutendo così. Quando hanno cominciato, tanta gente di Cosa Nostra che avevano i piedi per terra e dicevano: stanno impazzendo. Ho capito. Senta, lei in altro procedimento ha accennato a una riunione della commissione provinciale riguardo il sequestro Moro. Ci vuole spiegare esattamente di che cosa si è trattato e per quale motivo c'è stata, se c'è stata, questa riunione per il sequestro Moro? Il processo Moro è stato nel 78, se non sbaglio. Sì. E evidentemente parliamo dell'omicidio Moro. Sequestro. Sequestro. Prima sequestro, mi sembra. E mi ricordo che c'è stato subito un movimento per vedere se potevano fare qualcosa, se i politici ci interessava. Tutto questo è nell'interesse che poi uno le cerca, se uno fa Cosa Nostra non fa niente per niente. Una volta che si interessavano e avrebbero risolto il problema, poi avrebbero cercato per tantissime cose. Che già si cercavano quando era possibile, se noi vediamo nel passato cosa era i processi, se arrivavano in Cassazione, se ci arrivavano o meno. E per Moro mi ricordo che sono stati chiamati, c'era a quei tempi c'era Gioia, Lima e qualche altro. Sì, avevamo pure noi il senatore Cerame, che faceva parte della famiglia di Bontate, democristiani tutti.
per fare sapere a Roma se avevano bisogno di intervenire per far liberare Moro. Michele Greco, a me personale, perché non lo poteva dire, mi aveva fatto parlare con Peppino Santovito, che già dirigeva i servizi a Roma, per vedere se aveva bisogno. I politici avevano fatto sapere che a Roma non ci interessava, perché si voleva fare tramite i Brigate Rosse una pressione dentro il carcere. Ma quando io parlo con il generale Santovito, mi dice che la cosa più complicata è un'altra situazione. Mi ringrazio a Michele Greco e a tutti. È un'altra cosa, per un giorno ti spiegherò. Questo è il risultato. Interessamento. Ho capito. Va bene, grazie. Nessun'altra domanda? Che si è avuto. Allora, ci sono altre domande dalle parti civili? Mi pare di no. Quindi, tranne che qualche difensore non intende anticiparlo ad oggi, ci aggiorniamo allora alla prossima.